Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo convegno che la comunità di Sant'Egidio ha voluto organizzare in collaborazione con l'Università Federico II e con l'Istituto Orientale a 25 anni dalla morte di Gerry Maslow. Era la sera del 24 agosto del 1989 quando Gerry fu ucciso a Villa di Terno. Si era appena ritirato nel capannone dove dormiva assieme ad altri 28 immigrati, dopo una giornata di duro lavoro a raccogliere pomodori nei campi. Alcuni rapinatori volevano rubare i pochi soldi guadagnati dai lavoratori africani. Gerry era un profugo sudafricano, ospite a Roma nella tenda di Abramo, la casa di accoglienza per stranieri che la comunità di Sant'Egidio aveva allestito nel cuore di Trastevere. Il suo omicidio segnò una svolta nella storia dell'immigrazione in Italia, aprendo uno squarcio sul mondo dei migranti, rimasto a lungo sconosciuto. I funerali di Maslow furono trasmessi in televisione e la sua storia diede inizio ad una serie di provvedimenti legislativi, a partire dalla legge Martelli fino a giungere al testo unico sull'immigrazione. Anche il mondo associativo e tutta la società civile fu scossa. Nella provincia di Caserta nacquero diverse associazioni ispirate alla storia e al nome di Gerry Maslow. Per tanti di noi della comunità di Sant'Egidio che partecipammo ai suoi funerali, quel giorno è rimasto un ricordo indelebile. E proprio a partire da quella vicenda, la comunità di Sant'Egidio iniziò a Napoli la scuola di lingua e cultura italiana per gli immigrati. Durante questi 25 anni i migranti sono cambiati, ridisegnando la geografia e il tessuto sociale della campagna e dell'Italia. Entrati con discrezione nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, oggi sono i nuovi europei. I loro volti non sono più quelli di 25 anni fa. La maggioranza, infatti, proviene dall'est europeo, soprattutto dall'Ucraina oppure dall'Asia. Queste giornate sono cominciate questa mattina con una commovente cerimonia al cimitero di Villa di Terno. Come ha detto Daniela Pompei, bisognava cominciare da lì. C'erano i bambini delle scuole di Villa di Terno e di un istituto di Scampia, il Galileo Ferraris. Tanti giovani, gli stranieri del movimento Genti di Pace di Napoli, di Roma e con i rappresentanti di tutta Italia che salutiamo, sono qui presenti. C'era anche il sindaco di Villa di Terno. Un momento toccante con la deposizione di una corona di fiori sulla sua tomba. Ecco, allora questo convegno, e siamo collegati in streaming col sito della comunità, quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, che ci vedono. Questo convegno, dicevo, vuole essere un momento di riflessione sul cammino compiuto in questi anni, a partire proprio dalla storia di Gerry Maslow, attraverso episodi e storie che hanno segnato il percorso di inserimento dei nuovi cittadini europei nella società italiana. Allora, iniziamo con un'introduzione di Marco Impagliazzo, del professor Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, studioso delle questioni sull'immigrazione e sull'integrazione, professore ordinario di storia contemporanea nell'Università per Stranieri di Perugia. E siamo molto contenti di averlo oggi tra noi. Io ringrazio per questo invito a essere qui a Napoli per ricordare la figura di un uomo che, come sapete, è stato vittima dell'apartheid, di cui ci parlerà molto bene Daniela Pompei subito dopo la mia introduzione. La comunità di Sant'Egidio è tanto legata a questa figura, questa persona di Gerry Maslow, che ha
partire dall'incontro con lui, con la sua sofferenza, col suo tentativo di integrarsi nella nostra società e poi con la sua morte violenta, ha rappresentato veramente qualcosa di tanto importante nella nostra riflessione sul mondo dell'immigrazione. Ma non sono io a dover dire quanto Gerry è stato importante per noi, lo dirà meglio di me Daniela Pompei. Quello che ci ha spinto a organizzare questi 2 giorni di convegno qui a Napoli è il suo ricordo, ma anche il fatto che dalla sua storia, dalla sua vicenda, sono nate cose tanto importanti nella vita della nostra comunità. Perché è a partire da una storia e non da una teoria che le cose cambiano. Ci siamo raccontati questa storia, l'abbiamo incontrata, l'abbiamo conosciuta e questo ci ha spinto a cambiare, a trovare delle strade nuove per essere amici di tanti migranti che raggiungono il nostro paese e per aprire delle strade nuove per un discorso di integrazione che nel nostro paese stenta ancora, è ancora molto lontano da realizzarsi. Quindi io sono molto contento di essere qui e vedo tanti persone che vengono da molti paesi del mondo, che fanno parte alcuni del movimento Gente di Pace, che è nato anche in seguito, diciamo, a questa storia di Gerry Maslow, il quale era figlio di un mondo ancora diviso, in cui la sofferenza della divisione razziale, qual era quella del Sudafrica, da cui lui proveniva, era una ferita tanto, tanto grande all'umanità. Oggi ci sono altre ferite che portano tante persone a emigrare dai loro paesi. Conosciamo la ferita della guerra, conosciamo la ferita delle persecuzioni, è un pensiero particolare, noi lo dobbiamo alla Nigeria, a tutto ciò che sta accadendo in questi giorni di violenza, di rapimenti, soprattutto nei confronti di povere donne, praticamente di ragazze che in questi giorni sono state rapite. Voglio anche annunciare che la comunità di Sant'Egidio il prossimo giovedì organizzerà a Roma un momento di riflessione proprio sulle persecuzioni dei cristiani a partire da ciò che sta accadendo in Nigeria, al Colosseo, assieme alla comunità ebraica di Roma. Dicevo che si viene in Italia per molti motivi, ci sono illustri relatori, il professor Salvatore Strozza, che è esperto di demografia, che ci spiegherà la presenza straniera in Italia e in Campania, il professor Triulzi, che è forse il più grande africanista che abbiamo, il più grande africanista che abbiamo in Italia e che è qui dell'Università L'Orientale di Napoli. Abbiamo Gino Battaglia, che ha seguito e ha conosciuto e ha scritto sui viaggi dei migranti. Quello che io vorrei dire molto semplicemente in questa mia introduzione è che noi abbiamo capito dalla storia di Gerry che qualcosa non funzionava, qualcosa non andava, il nostro paese non era pronto ad accogliere tanti immigrati, ma non perché non fosse pronto, ma perché non c'erano le leggi, non c'era la protezione adeguata, non si rispettavano anche le leggi. E oggi l'immigrazione è tanto cambiata rispetto a 25 anni fa, ma noi abbiamo lottato e lavorato in questi 25 anni di storia che ci separano dalla morte di Gerry perché non si vedesse l'immigrazione come una minaccia. Questo è quello che Sant'Egidio ha cercato di fare in tanti modi, promuovendo la scuola di lingua e cultura italiana, accogliendo, sostenendo i migranti da un punto di vista giuridico, ma soprattutto creando questo grande movimento che è il movimento Gente di Pace. Mai vedere l'immigrazione come una minaccia. In un recente romanzo dal titolo L'immigrato,
Il danese Ergel immagina il colloquio tra il premier danese e sua moglie. Ragionando sul tema immigrazione e integrazione, la moglie del premier danese lo invita a rivolgersi al paese e a dire adesso la verità. E la moglie dice al premier danese: tu dovresti fare questo discorso. Grazie Samilla, Fatima, Mohammed, grazie di pulire la Danimarca ogni mattina, di macellare maiali e mucche, di occuparvi dei vecchi nelle case di riposo, dei malati negli ospedali. Grazie perché vi accollate tutto il lavoro duro, faticoso, sporco e spesso mal pagato. Grazie perché i vostri giovani prendono bei voti a scuola. Grazie perché la Danimarca non avrebbe futuro senza di voi. Nei mesi che verranno visiterò scuole, luoghi di lavoro e parlerò con voi. Così costruiremo una nostra società, una nuova società. Ecco, questo è un romanzo in cui la realtà, direi, ci chiede, ci impone di fare un salto, perché la realtà dell'immigrazione in Italia ci impone di fare un salto anche da un punto di vista legislativo, poi magari nella mia conclusione farò qualche proposta, ma soprattutto io vorrei dire è tempo di dire grazie. Questo convegno ha questo senso, questo sentimento, è tempo di dire grazie, dirlo a Jerry Maslow che ha tanto faticato per trovare un futuro nel nostro paese e ai tanti altri che continuano a farlo oggi. È tempo di dire che va costruita una nuova società, una nuova casa che è la casa comune italiana e che forse oggi, domani sarà la festa dell'Europa, potremmo definire la nuova casa comune europea. Questo è quello che noi vorremmo fare. Nel senso che noi già viviamo insieme e con grandi vantaggi reciproci. Questa è la realtà e questa realtà ha bisogno di parlare. Io non sto qui a citare i dati di quanto gli immigrati costituiscono una forza lavoro decisiva nel nostro paese, quale grande parte del PIL del nostro paese producono, come sostengono il sistema pensionistico, eccetera. Cioè quanto ormai l'integrazione sia un fatto reale, vero, ma ha bisogno di essere capita di più, ha bisogno di strumenti legislativi nuovi, penso tra tutti alla modifica che chiediamo ormai da tempo della legge sulla cittadinanza e a tante altre cose. Io credo che la presenza di tanti nuovi italiani e di tanti nuovi europei nel nostro paese è qualcosa veramente di molto bello che ci indica una via per il domani. Il futuro è comune. Oggi siamo qui insieme, domani saremo qui insieme anche con tanti altri. E allora noi dobbiamo dare a questo futuro comune le parole, i gesti e anche i fatti che ci mostrino come questo futuro comune è possibile. Per questo io vi ringrazio tutti di questa presenza e credo che il convegno di questi giorni sarà proprio una risposta a come da un passato difficile, complesso e anche tante volte drammatico come la vicenda di Jerry può nascere un futuro comune di pace e di coabitazione. Grazie. Grazie. E proprio dalle storie, dagli incontri che cambia la vita di tante persone, noi siamo grati all'incontro con tanti immigrati che nella nostra città, qui a Napoli, condividono con noi tante esperienze accanto ai poveri. E adesso vorrei introdurre Daniela Pompei. Daniela Pompei è direttrice della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio ed è responsabile dei servizi all'integrazione e all'accoglienza. È stata consigliera del Ministro per l'Integrazione e la Cooperazione Andrea Riccardi e ha conosciuto direttamente Jerry Maslow e fu proprio lei ad effettuare il riconoscimento della salma dopo l'uccisione.
stamattina abbiamo vissuto un momento particolarmente toccante sulla tomba di Gerry e San Marlo a Villa Literno. Sono passati 25 anni dalla sua morte e oggi, come si diceva, siamo riuniti per ricordarlo e per riflettere su quello che è successo in questi anni. È con profonda commozione che prendo la parola per testimoniare la mia amicizia e quella di molte persone della comunità di Sant'Egidio verso Gerry. Gerry nasce a Umtata, in Sudafrica, in uno dei Bantustan assegnati ai neri, figlio di contadini, sposatosi giovane, ha 3 figli. Un giorno, durante una manifestazione non autorizzata, davanti alla stazione ferroviaria, il padre di Gerry viene ucciso. Perde la vita anche uno dei figli di Gerry, di soli 7 anni. Da quel momento inizia la sua fuga, prima in nave con il fratello e successivamente da solo. Dopo un lungo viaggio giunge in Nigeria, dove riesce a comprare un biglietto aereo vendendo il suo orologio e un bracciale d'oro che aveva. Gerry arriva il 2 marzo a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, dove chiede asilo. L'Italia in quel periodo riconosceva rifugiati solo quelli che arrivavano dall'Europa dell'Est e quindi la risposta alla richiesta di asilo fu negativa. Gerry viene trattenuto per 4 settimane nell'area di transito dell'aeroporto. Amnesty International e l'UNHCR iniziano una lunga trattativa con il Ministero dell'Interno, al termine della quale gli viene accordato il permesso di entrare in Italia. Gerry verrà poi riconosciuto rifugiato dalle Nazioni Unite e non dall'Italia. Alcune persone di Amnesty International avevano già contattato la comunità di Sant'Egidio per chiedere aiuto e sostegno per questo profugo. E il 3 maggio del 1988 Gerry entra tra i primi ospiti nella nuova casa di accoglienza della comunità, denominata la Tenda di Abramo. Questa casa, come Abramo, padre di tutti i credenti delle 3 religioni monoteiste, accoglieva tutti, senza distinzione di razza e di religione. Per la prima volta Gerry sperimenta una condizione opposta all'apartheid. Ci racconterà in seguito la grande sorpresa di poter mangiare seduto accanto a dei bianchi. Inizia da quel momento un'amicizia intensa. Gerry, col suo modo schietto e amichevole, entra nel cuore di tanti di noi. La sua storia dall'apartheid alla lunga fuga commuove molti. Era infatti uno dei pochi sudafricani a testimoniare il dolore del razzismo e dell'esclusione. Gerry era molto amato, particolarmente dagli altri immigrati. Sapeva suonare bene la chitarra e con la musica riusciva a far sentire unite anche persone molto diverse tra di loro. Nella tenda di Abramo, Gerry era l'unico cristiano. I suoi compagni di stanza erano degli etiopici musulmani. Gerry comincia a frequentare la scuola di lingua e la mensa della comunità di Sant'Egidio. Va alla chiesa battista di San Lorenzo in Lucina a Roma ed era anche un uomo profondamente religioso e la fede l'ha sempre sostenuto nel difficile cammino della sua vita. Nelle 4 settimane di permanenza all'aeroporto aveva chiesto una Bibbia in lingua inglese e la lettura della scrittura aveva scandito ogni giorno di permanenza in quell'area di transito. Oggi, questa sera, ho voluto portare con me qui la sua Bibbia. Eccola, la faccio vedere.
La sua Bibbia, che è l'unica cosa, oltre le foto, che c'è rimasta di lui. Si capisce bene, sfogliandone le pagine, che Jerry la deve aver letta e meditata molto. Alcuni passi sono sottolineati. Ad esempio, Esodo 6:6, che recita così: «Pertanto, di agli israeliti, io sono il Signore, vi sottrarrò ai lavori forzati degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi». Forse Jerry ha sentito queste parole molto vicine alla sua condizione. Ha creduto alla liberazione dalla schiavitù del razzismo, dall'apartheid e alla promessa di un riscatto che aveva iniziato a vivere in Italia. Un'altra sottolineatura molto significativa è nella lettera ai Romani, al capitolo 11, dove si dice: «Tu rimani innestato grazie alla fede, tu non insuperbirti, ma abbi timore». Accanto a questo versetto, Jerry ha scritto: «La fede di Abramo». Possiamo immaginare che Jerry abbia riscoperto in modo più forte il legame con Abramo, con la forza della fede che caratterizza Abramo e tutti coloro che credono in Dio. Jerry ha anche vissuto la gioia di incontrare l'arcivescovo Desmond Tutu, che il giorno 26 maggio del 1988 venne ad inaugurare la tenda di Abramo. Ricordo ancora la sua contentezza e la commozione. Si diceva prima, la storia di Jerry è legata all'evoluzione della cultura e della legge sull'immigrazione in Italia. Ho già ricordato che Jerry non fu riconosciuto rifugiato dall'Italia a causa della cosiddetta clausola geografica. Era considerato in transito, come molte migliaia di profughi che hanno popolato il nostro paese dagli inizi degli anni Ottanta fino al 1992-93. L'Italia, infatti, era uno snodo fondamentale per coloro che desideravano emigrare in altri paesi, particolarmente negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. L'ambasciata di Roma era per gli Stati Uniti il riferimento europeo per la cura delle pratiche di emigrazione provenienti da tutta l'Africa e per il Medio Oriente. In quel periodo a Roma erano presenti molti eritrei, etiopici, iracheni, iraniani, ebrei russi e sud-sudanesi. Jerry fu riconosciuto rifugiato dalle Nazioni Unite e ottenne un permesso di soggiorno in attesa di emigrazione in Canada. Come è noto, con questo tipo di soggiorno non si poteva lavorare, anche se i tempi di attesa potevano essere di oltre 2 anni. Nel frattempo, in Italia si iniziava a registrare una carenza di lavoratori domestici e stagionali. In particolare, l'offerta di lavoro stagionale spingeva anche molti rifugiati in attesa di emigrazione nelle zone d'Italia dove c'era lavoro nel settore agricolo. Jerry, infatti, nell'estate del 1989, va con alcuni suoi amici del Sud Sudan e del Ghana a Villa Literno per la raccolta dei pomodori. Gli africani utilizzati per questo lavoro vivevano in condizioni disumane, in casupole abbandonate, senza né acqua né luce, distanti dal paese. Nel luglio di quell'anno, con alcuni amici di Napoli, che sono qui oggi, andai a trovare Jerry, Anthony e Daiwell. Anche loro erano ospiti della tenda di Abramo a Roma. Furono veramente felici della nostra visita. Ci colpì molto la desolazione di Villa Literno, paese che non aveva una piazza nel centro, con casette lungo la strada principale. Ci sembrò che la vita a Villa Literno fosse difficile per tutti, ma particolarmente per i lavoratori africani, che non si incontravano mai nella via principale, perché non sentendosi accettati si nascondevano. Oggi vediamo, e l'abbiamo visto anche stamattina, che la situazione si è modificata, la città è migliorata, c'è più integrazione abitativa, gli stranieri lavorano, i bambini frequentano le scuole. La sera del 24 agosto, nella casupola abbandonata dove vivevano Jerry e i suoi amici, vengono aggrediti
da alcuni giovani del luogo che volevano rubare pochi soldi guadagnati da quei lavoratori africani. Secondo le testimonianze dei presenti, si trattava di giovani incappucciati, con la pistola in mano, a cui Jerry si oppone perché non voleva essere derubato di quei pochi soldi che voleva inviare alla sua famiglia. Per questo gli aggressori spararono, uccidendolo e ferendo altri tre compagni. La sua morte sconvolse l'Italia intera. L'opinione pubblica si rese conto del dramma dell'immigrazione e forse per la prima volta della crescita dell'intolleranza e del razzismo. Per la prima volta i funerali di un nero africano vennero trasmessi in diretta dalla RAI e alle esequie furono presenti il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Martelli, e altre autorità. La società civile, le associazioni, i sindacati si mobilitarono e da quell'estate la pressione sul governo crebbe perché venisse approvata una nuova legge. Nacque in quell'occasione un comitato per una legge giusta, formato da associazioni laiche e cattoliche, dai sindacati e da molte altre realtà della società civile. Nell'ottobre del 1989 si svolse a Roma la prima grande manifestazione antirazzista con la partecipazione di oltre 150.000 persone. Nel novembre del 1989 Andrea Riccardi scrisse: «Il dibattito sui terzomondiali nel nostro paese va verso soluzioni, una volta tanto rapide. Paradossalmente, l'assassinio di Jerry e Sam Maslow ha realizzato questo percorso. Dopo la morte di Jerry, ha visto velocemente la luce la nuova legge dell'immigrazione. Nel dicembre del 1989 viene approvata la cosiddetta legge Martelli, a firma dell'allora vicepresidente del Consiglio dei Ministri. È la prima legge che affronta il tema dell'immigrazione nel suo complesso. Venne eliminata la famosa clausola geografica per i rifugiati e finalmente l'Italia aderì pienamente alla Convenzione di Ginevra. Da quel momento si poté chiedere asilo provenendo da qualsiasi paese del mondo. Allo stesso tempo si prese coscienza che l'Italia era divenuto un paese di immigrazione e non solo di emigrazione. Si regolarizzarono i lavoratori stranieri presenti. Venne varata la prima e unica sanatoria. Le successive disposizioni legislative, infatti, riguardarono solo regolarizzazione di lavoro, di lavoratori. Nel 90, con la sanatoria, emersero dalla clandestinità circa 220.000 immigrati, quasi tutti africani, prevalentemente provenienti dal Marocco e dal Corno d'Africa. Nello stesso periodo nacquero in Italia e in Campania anche molto varie associazioni intitolate a Jerry e Sam Maslow. A Napoli, a Castel Volturno e anche a Villa Literno, nel settembre 1989 venne aperta la scuola di lingua italiana della comunità di Sant'Egidio e nel 1990 venne fondata l'associazione Jerry e Sam Maslow perché nessuno sia più straniero, che aveva come obiettivo il raggiungimento della piena integrazione tra italiani e nuovi cittadini. Questa associazione, come si diceva prima, dal 1999 è divenuta un movimento denominato Genti di Pace. Possiamo dire che Jerry è stato uno dei fondatori di questa associazione. Jerry, che aveva tanto sofferto a causa dell'apartheid, ben la rappresenta e sarebbe molto contento di farne parte. Vedo qui alcuni di coloro che hanno conosciuto Jerry. Zainab, eccola lì. Zainab, Ezio, Maria, Marco Pavani che ha fatto la famosa foto, però vedo anche tanti amici di Genti di Pace che sono qui con noi, che vengono da tanti paesi del mondo. In Italia oggi i nuovi cittadini europei sono quasi 5 milioni, oltre il 22% sono minorenni e quasi un milione sono nati in Italia.
L'Italia è un paese che non può più fare a meno di questi nuovi cittadini immigrati. La crisi può far credere ad alcuni che non c'è posto e lavoro per altri, ma con fiducia si può dire che l'Italia può trovare al suo interno le risorse per superare le difficoltà. Tra le maggiori risorse a cui attingere ci sono gli anziani, le donne e gli immigrati. Questi giovani nuovi europei che amano l'Italia e assieme a noi vogliono lavorare per farla crescere. Oggi viviamo in un momento che io sento storico, di svolta, tanto importante quanto quel 1989. Così come la morte di Gerry ha rappresentato un tornante emblematico che ha portato all'eliminazione della clausola geografica e alla prima legge organica sull'immigrazione, allo stesso modo il naufragio del 3 ottobre 2013 davanti all'isola di Lampedusa, nel quale hanno perso la vita 366 persone, tra bambini, donne e uomini, rappresenta un evento emblematico che chiama tutta l'Europa ad un coinvolgimento responsabile nei confronti dei tanti che cercano rifugio e protezione. Voglio qui citare le parole del Papa che l'8 luglio ha scelto di andare a Lampedusa. Dice: «La cultura del benessere ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l'illusione futile del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affar nostro». Da quel tragico naufragio e dal discorso del Papa è iniziata un'operazione importante dello Stato italiano, Mare Nostrum, attraverso la quale la Marina Militare sta salvando molte vite umane, fino ad oggi oltre 20.000. In questi giorni si discute molto se chiuderla questa operazione, con la motivazione che costa troppo e che permette l'ingresso in Italia di troppi profughi. Sono sotto gli occhi di tutti le immagini dei barconi che portano uomini, donne e bambini che fuggono dalle guerre, dalla violenza e dalla fame. Il dramma di quel terribile naufragio resta impresso nel cuore delle nostre società come una ferita ed un grande interrogativo all'Europa, perché ritrovi il senso del suo essere insieme e di rappresentare una terra di rifugio. Oggi in Europa dobbiamo vivere un nuovo umanesimo e una nuova accoglienza. C'è bisogno, come nel 1989, di un soprassalto delle coscienze, di una cultura nuova, di una intelligenza normativa e di una visione dell'Europa e del mondo meno impaurita, più aperta al futuro, perché più aperta agli uomini e alle donne che cercano protezione e pace. Grazie. Grazie a Daniela Pompei per aver ripercorso la storia di Gerry, che poi per tanti tratti è la storia di tanti migranti, una storia difficile, però anche una storia di accoglienza e di amicizia, che e oggi col suo racconto l'ha fatto entrare ancora di più nel nostro cuore. E adesso darei la parola al professor Salvatore Strozza, professore ordinario di demografia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha scritto numerosi articoli e saggi sulle migrazioni internazionali e sulla presenza straniera in Italia. Ci parlerà dell'evoluzione delle caratteristiche demografiche della presenza straniera in Italia e in Campania, un tema appunto a noi molto vicino. Grazie. A tutti per questo invito.
devo dire che anche per me è molto emozionante essere qui e devo aggiungere da subito che mi è piaciuta davvero molto la relazione di Daniela Pompei e in sostanza nel ripercorrere la storia di Jerry Maslow e poi delle conseguenze, no, di quella drammatica fine, in realtà ha ricostruito già la storia dell'immigrazione in Italia, quindi mi sento un attimino, come dire, fuori posto rispetto a questa cosa, ma diciamo che vi darò un po' qualche indicazione più sulle cifre, sui numeri, di un fenomeno che, come amava dire diversi anni fa Enrico Pugliese, uno studioso di migrazioni, insomma, da lungo tempo, è un fenomeno che cambia rapidamente e continuamente, quindi è un bersaglio mobile, no? E questo è un segnale, tra l'altro, anche importante per le stesse politiche sociali e di integrazione, no? Quello di poter conoscere per poter poi adottare le strategie di governance più adeguate. Lo sappiamo tutti, l'Italia, uno dei principali paesi di emigrazione del continente europeo e dell'intero pianeta, con circa 27 milioni di espatriati e 13-15 milioni di rimpatriati italiani in oltre un secolo di storia unitaria, sperimenta negli anni 70 un saldo migratorio con l'estero positivo dovuto essenzialmente al prevalere dei rientri sulle partenze di italiani. È però proprio in questo periodo, proprio negli anni 70, che il nostro paese inizia anche a registrare quello che all'epoca era un fenomeno assolutamente nuovo, all'epoca, 30-40 anni fa, l'arrivo di immigrati stranieri provenienti dai paesi meno sviluppati del mondo, che andavano in verità ad aggiungersi alla presenza di una popolazione straniera che in precedenza era stata costituita in modo prevalente da cittadini dei paesi maggiormente sviluppati. Solo per fare qualche esempio, e tra l'altro senza la voglia di essere esaustivi, nelle grandi città arrivano donne capoverdiane e filippine, per esempio, oltre per esempio ai profughi del Corno d'Africa. Nella Sicilia meridionale, nella zona di Mazara del Vallo, ma non solo in quella, si costituisce una rilevante colonia di tunisini. Nel nord-est del nostro paese diventa importante la presenza di jugoslavi. Sul litorale Domizio fanno la comparsa i venditori ambulanti e i braccianti africani. Negli anni 80 si verifica una intensificazione dei flussi ed anche una diversificazione delle presenze, nonché un ampliamento della componente regolare o, se volete, registrata del fenomeno, a seguito anche della legge 943 del 1986 di fine anno, che consente la prima regolarizzazione di un numero significativo di stranieri, nonostante, va detto, la sanatoria fosse stata pensata e diretta esclusivamente ai lavoratori dipendenti extracomunitari. Alla fine del decennio, alla fine degli anni Ottanta, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno sono circa 500.000, di cui un quarto all'incirca dei paesi maggiormente sviluppati, ancora importante la componente, diciamo, dell'Europa occidentale e del Nord America, ma il 35% sono africani, il 17% asiatici, il 13% est europei, sono ancora pochi est europei, e l'8% latinoamericani. La componente irregolare, di difficilissima valutazione, nella letteratura americana, nordamericana, si parla di contare l'incontabile, la componente irregolare era stata stimata da diversi autori che all'epoca si erano cimentati in questa impresa tra le 200 e le 600.000 presenze, cioè la componente senza permesso di soggiorno costituiva all'incirca tra il 25 e il 55% del fenomeno complessivo. Questo in parte dovuto anche a quello che era il deficit legislativo che c'era nel nostro paese.
è in questa fase, che oggi diremmo ancora iniziale della storia dell'immigrazione straniera in Italia, che si consuma, come è stato puntualmente descritto, l'omicidio di Gerry Masa, giovane rifugiato a cui per legge non era possibile riconoscere tale status. E anche a seguito di questo efferato crimine che finalmente, come è stato già detto più volte, il legislatore italiano inizia a porre maggiore attenzione alla normativa sui rifugiati e sugli immigrati. E solo direi in secondo momento, solo in seguito, alla questione della loro integrazione nella società italiana. Infatti, come è stato già detto, la legge Mattei all'articolo 1 riconosce ai cittadini extraeuropei, sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'ACNUR, lo status di rifugiato, eliminando quella che era la limitazione geografica, quella che era la clausola geografica per i richiedenti asilo politico, stabilita in base alla Convenzione di Ginevra da noi ratificata nel 1954. In sostanza, lo status di rifugiato è esteso ai cittadini anche extraeuropei, così come vengono inoltre riconosciuti e garantiti i diritti dei lavoratori stranieri e, come giustamente ha sottolineato Daniela Pompei poc'anzi, la legge Martelli è la prima legge organica sull'immigrazione a cui seguirà il testo unico, no, attraverso, potremmo dire, la legge turco-napolitana. Negli anni 90 immigrazione e presenza straniera si accrescono sensibilmente ed emergono nuove aree di origine. Alle prime ondate migratorie degli albanesi, di straordinario impatto mediatico, come sappiamo benissimo, si aggiungono i profughi dell'ex Jugoslavia, paese martoriato dalle vicende belliche, profughi a cui viene concesso il permesso per motivi umanitari, come hanno fatto anche altri paesi europei. Ma continua ad aumentare, ad accrescersi l'immigrazione marocchina, per esempio, quella filippina, emerge quella peruviana, diventa via via predominante quella dell'Europa dell'Est. Fino ai primi anni 90 sostanzialmente congelata dalla cortina di ferro. Crescono per esempio i romeni, che in pochi anni diventano la comunità straniera più numerosa, sostituendo al vertice della graduatoria prima i marocchini e poi gli albanesi. È soprattutto attraverso le sanatorie che l'immigrazione per lavoro diventa regolare, assumendo crescente rilevanza statistica, e negli anni seguenti alle sanatorie aumentano inoltre i ricongiungimenti familiari. Le statistiche ufficiali ormai colgono una parte prevalente del fenomeno a seguito delle ben note tre regolarizzazioni connesse ad altrettante leggi o decreti, come la legge Martelli, appunto, sanatoria che era generale, riguardava non solo i lavoratori, ma ancora il decreto Dini del 95 e la legge turco-napolitano del 98. Quest'ultima legge costituisce inoltre l'ossatura del testo unico delle leggi sull'immigrazione. Siamo nel 98, siamo, diciamo, almeno 20 anni dall'inizio del fenomeno migratorio, e solo nel 98 abbiamo un testo unico che va in sostanza a integrare e sostituire quella che era il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, cioè l'immigrazione straniera era gestita con una legge del periodo fascista degli anni 30, insomma di 70 anni prima. Quest'ultima legge costituisce inoltre, dicevo, quindi l'ossatura del testo unico, che finalmente permette di disporre di una legislazione organica sull'argomento. All'inizio del XXI secolo gli stranieri titolari di permesso di soggiorno sono circa 1.400.000, mentre gli irregolari, diminuiti a seguito dell'ultima sanatoria, quella appunto connessa al decreto flussi del 98, no? Legata appunto alla legge turco-napolitano, sono stimati in 200.000-300.000. Vedete come la componente più ampia del fenomeno all'inizio del nuovo millennio in sostanza è una componente regolare e sostanzialmente già stanziale. E sono anni che si studiano le migrazioni, ormai in particolare l'immigrazione straniera. Posso dire che c'è stato proprio un cambiamento di orizzonte nelle ricerche, nel senso che progressivamente ha perso almeno il palcoscenico
la ricerca sull'emigrazione italiana e sull'integrazione degli italiani all'estero, e l'attenzione è stata rivolta ai flussi di immigrazione, almeno da parte degli studiosi, meno da parte di altri, di alcuni altri operatori. E tutto sommato la presenza di 1 milione, 2 milioni di immigrati sembrava una cosa sostanzialmente eccezionale. Ma è nell'ultimo decennio che l'immigrazione ha assunto dimensioni assolutamente eccezionali e imprevedibili, questa volta sì veramente eccezionali, con un saldo migratorio con l'estero positivo per oltre 2 milioni e 600 mila persone tra il 2001 e il 2011, pressoché completamente questo saldo migratorio ascrivibile alla componente straniera. È un cambiamento fortissimo. Il decennio passato è stato un decennio eccezionale. In media più di 4 immigrati netti all'anno ogni 1000 abitanti. Questo tipo di misura ci consente di fare un confronto internazionale e di dire un'intensità di questo tipo, e in così poco tempo, non si era osservata nemmeno per i tradizionali paesi europei di accoglimento, come ad esempio la Germania, nel periodo delle politiche attive di reclutamento, mi riferisco fine anni 50, anni 60. Si tratta di un'immigrazione che ha molteplicità di origini geografiche, a conferma della globalizzazione del fenomeno, ma che proviene principalmente ormai dall'Europa centro-orientale. Dopo il crollo del muro di Berlino e la dissoluzione dei regimi socialisti, si è temuta, soprattutto da parte della Germania e degli altri paesi dell'Europa occidentale, l'invasione dai paesi vicini, dai paesi dell'est. Questo timore è sorto proprio nei primi anni 90, a seguito anche dei forti arrivi di Aussiedlers in Germania, cioè di persone di origine tedesca, no? Che provenivano dalla Romania, dalla Russia, dalla Polonia e così via. Questa invasione all'epoca non si è verificata, ma soprattutto dalla fine degli anni 90 si sono invece intensificati flussi migratori lungo una direttrice che generalmente indichiamo come est-ovest all'interno dell'Europa, ma io direi più precisamente una direttrice est-nord e soprattutto est-sud, cioè in direzione dei paesi dell'Europa settentrionale, Regno Unito e Irlanda per esempio, ma anche Svezia, ma ancora di più in particolare verso i paesi dell'Europa meridionale, Italia, Spagna ancora più dell'Italia, ma insomma Italia in modo significativo e in modo rilevante. E l'immigrazione osteuropea è diventata in alcuni paesi come l'Italia assolutamente prevalente. Tra gli ultimi 2 censimenti gli stranieri residenti sono triplicati, cioè tra il 2001 e il 2011 gli stranieri residenti in Italia sono diventati 3 volte quelli che c'erano appunto all'inizio del periodo, cioè sono passati da poco più di 1.300.000 a oltre 4 milioni di persone. Devo dire, qui devo fare un piccolo gioco in qualche modo tecnico, ma che ci fa capire quanto sia rilevante il fenomeno e tra l'altro quanto poi le cifre possono essere in parte discusse, ma non cambia la sostanza della cosa, cioè, ci aiuta a comprendere quanto il fenomeno sia complesso in realtà. E cioè, abbiamo detto 4 milioni di residenti al 2011, cifra che sale a più di 5 milioni, se si considerano anche i non residenti, presenti sul territorio italiano in modo sia regolare che irregolare. Senza contare che il collettivo di origine immigrata o straniera comprenderebbe anche quelle persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Tra i residenti, solo nell'ultimo decennio, sono circa 400.000 le acquisizioni, nonostante la legge restrittiva, per un ammontare di naturalizzati al 2011 che potrebbe aggirarsi, io stimavo, intorno alle 600-700.000 persone. Beh, i dati di censimento ci dicono che sono stati censiti 675.000 italiani per acquisizione. Quindi aggiungiamo quest'altra cifra. E ancora le persone nate in Italia da coppie miste e quindi italiane dalla nascita. I nati da un solo genitore straniero sono stati circa 250.000 nel periodo 1999-2011. Stiamo parlando allora di un collettivo di oltre 6 milioni di persone, più del 10% della popolazione che vive nel bel paese. Sono ormai
almeno 30 anni che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, perché continua a essere in parte anche un paese di emigrazione per una componente non trascurabile di italiani, e la nostra società è da tempo una società multietnica e multiculturale, con un'accelerazione in tale direzione che nell'ultimo decennio è stata davvero eccezionale e non possiamo trascurarlo. Non rimane allora che prenderne atto, prendere coscienza di questo, che è un dato di fatto ormai consolidato e incontrovertibile. Questa è la considerazione, secondo me, di partenza, attraverso la quale poi i numeri ci costringono, le cifre ci costringono, no, a ragionare con realismo, no, su chi siamo. Siamo una società multiculturale e multietnica, c'è poco da fare, è così, ed è questa la ricchezza e la forza del nostro paese. Nella mia relazione avrei dovuto, e in parte adesso lo faccio, collocare anche un attimo l'immigrazione in Campania rispetto al contesto nazionale, perché tra l'altro nel fare questa operazione vi anticipo che il senso che vorrei dare alla cosa è il seguente. L'immigrazione è variegata, perché ci sono una molteplicità di nazionalità, con collettività che hanno caratteristiche differenti, caratteristiche demografiche, ma anche inserimento nel mercato del lavoro, ma anche proprio progetti migratori, cose di cui bisogna per forza di cose tener conto. E quindi l'informazione, la conoscenza sono la base per. E l'altro elemento fondamentale è che l'immigrazione cambia sul territorio, cambia in modo significativo, perché nelle diverse realtà italiane si sono radicate, si sono insediate in comunità differenti, o comunque la composizione è differente da un luogo all'altro, e in parte possono risultare differenti anche i bisogni e le necessità. E allora puntiamo l'attenzione un attimo sul caso della Campania nel contesto nazionale. All'ultimo censimento gli stranieri residenti in Campania sono diventati più di 3,5 volte quelli del 2001, cioè del censimento precedente. Cioè sono poco meno di 150.000. Una crescita relativa non solo maggiore della media nazionale, ma una delle più alte tra le regioni italiane. Ma vi anticipo già che la quota di stranieri in Campania è notevolmente più bassa che nelle regioni centro-settentrionali. Ma facciamo un passo in avanti e arriviamo a una data più recente. All'inizio del 2013 i residenti sono diventati quasi 165.000, quindi c'è stata una crescita di poco più di 15.000 unità, mentre intorno a 235.000 sono stimabili le presenze complessive, cioè comprensive della componente non residente. Si tratta di stime provvisorie, ma ci danno un po' l'idea della dimensione del fenomeno, che a questo punto più o meno si aggira intorno al 4% della popolazione. Come vi anticipavo, la Campania rimane però la settima regione per numero di stranieri residenti, dopo nell'ordine Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana, accogliendo sul proprio territorio meno del 4% degli stranieri residenti in Italia. Nella graduatoria per incidenza degli stranieri sul totale della popolazione residente in Campania, la Campania si colloca ancora più indietro in graduatoria, come vi avevo accennato. Cioè, se in Italia, e dico solo i residenti al 2011, sono passati dal 3 al 7%, in realtà gli stranieri in Campania sono passati da meno dell'1% a meno del 3%. Cioè la Campania è solo al 15° posto nella graduatoria delle regioni italiane. La leggerissima prevalenza femminile che si registra su scala nazionale, che si registrava su scala nazionale al 2001, è diventata nel tempo più marcata. L'immigrazione è più femminile che maschile in Italia. Le donne sono passate dal 50,5 al 53% del totale degli stranieri residenti nel paese. Percentuale che in Campania è diventata la più elevata tra tutte le regioni italiane, perché in Italia le donne erano il 54, sono il 58%, si avvicinano al 60% del totale. Su scala nazionale è leggermente cresciuta la quota di minori, che erano il 21%, e sono diventati all'ultimo censimento il 23,5%
tra gli stranieri. In Campania, e qui vediamo alcuni elementi che ci dicono come il fenomeno dell'immigrazione, come dire, è relativamente meno radicato rispetto al resto del territorio italiano, o almeno rispetto alle regioni centro-settentrionali, in Campania i più giovani non hanno accresciuto il loro peso, se non in modo marginale, più 0,4 punti percentuali, che è poca cosa, e la regione è diventata quella con la proporzione più bassa di minori tra la popolazione straniera, appena il 16%, quindi 23 contro 16%. Ormai, solo tra i minorenni, e questo è un segnale importante, un indicatore importante, si registra una leggera prevalenza maschile, almeno in parte dovuta al rapporto dei sessi alla nascita. È noto che alla nascita nascono poco più maschi che femmine, 106 maschi ogni 100 femmine, c'è un piccolo squilibrio a favore degli uomini, e questo lo si osserva tutto sommato tra i minorenni, forse leggermente accentuato. Questo ci dice che i minorenni hanno una struttura equilibrata perché sono il figlio a seguito, arrivano i figli maschi come le figlie femmine, insomma, per capirci, senza distinzione. La prevalenza però maschile tra i 15-17 anni potrebbe essere dovuta anche ai minori non accompagnati, più spesso maschi. E allora proprio questo fatto che c'è equilibrio di genere tra i minorenni fa sì che ci sia invece uno squilibrio nel loro peso rispetto alla popolazione complessiva. I minorenni sono meno rilevanti, i minori sono il 26% tra gli uomini e solo il 21% tra le donne, proprio perché le donne sono più numerose, soprattutto tra l'altro in una fascia d'età fra i 40 e i 60 anni. E questo squilibrio è ancora più marcato in Campania, no? Dove c'è una componente femminile prevalente e dove praticamente abbiamo una componente che è rilevante, proveniente dall'Europa dell'Est, in particolare dall'Ucraina, e questo ci dà un po' questo segnale. Un aspetto importante di cui si è già parlato è che la struttura per età degli italiani è tra quelle con il maggior livello di invecchiamento al mondo. La proporzione di giovani è sotto il 15% e quella di anziani è oltre il 20%. Ci sono più anziani che giovani, ok? L'età media ha raggiunto i 44 anni, l'età media della popolazione italiana. La popolazione straniera residente in Italia invece è nettamente più giovane di quella italiana, con oltre il 20% di minori di 15 anni e appena il 2% di ultra 65 anni. L'età media è meno di 32 anni. Quindi mediamente c'è uno scarto di 12 anni tra stranieri ed italiani. E su questo si è detto molto. La popolazione, ci si è anche chiesti, la popolazione straniera ha ringiovanito la popolazione italiana? Non esageriamo, non è proprio così. Diciamo che la popolazione straniera, l'immigrazione straniera, ha rallentato quel rapidissimo processo di invecchiamento che era in corso in Italia. Lo ha rallentato, e averlo rallentato è un elemento di estrema positività, estremamente importante, perché un invecchiamento accelerato implica anche interventi accelerati che la politica generalmente non è in grado di mettere in campo. Quindi questo sicuramente è stato un aspetto positivo, non esageriamo, non rovescia la situazione, non ringiovanisce la popolazione italiana, ma contribuisce a, come dire, ad avere più tempo per mettere in campo strategie adeguate. È una popolazione più giovane, ma se andiamo in Campania questo vantaggio si riduce. Si riduce perché la popolazione campana è più giovane rispetto alla popolazione italiana e perché la popolazione straniera è meno giovane rispetto alla popolazione straniera delle altre regioni, per una componente importante, per esempio, che è quella ucraina, ma non è l'unico caso, è l'unica situazione. E allora capite come anche nel leggere il fenomeno e leggere le necessità bisogna tener conto di questi aspetti. Un altro elemento, e io voglio accelerare un attimo, quindi decido di lasciar perdere il dettaglio dei dati, un altro aspetto importante per esempio è la struttura per Stato civile. E allora quello che viene fuori è che per esempio nella componente femminile c'è una quota importante, di, soprattutto tra le donne, di donne che sono vedove, separate o divorziate. E questo è un aspetto da non trascurare anche nell'ambito delle politiche sociali. C'è una differenza di struttura per Stato civile significativa tra maschi e femmine, no? Tra i maschi più rilevante rispetto alla media complessiva a sessi congiunti, per esempio la componente dei celibi, tra le donne c'è questa componente appunto di divorziati e vedovi. L'altro aspetto rilevante è poi la famiglia.
chiaramente come si compone la famiglia, quante sono le famiglie unipersonali e quante sono e qual è la dimensione della famiglia immigrata. Beh, questo è sicuramente un aspetto forte, soprattutto tra i maschi la famiglia unipersonale è rilevante, conta tantissimo, conta di più che tra le donne, e questo va d'accordo col dato che ci siamo detti in precedenza. Se leggiamo anche la dimensione media delle famiglie, ci accorgiamo che in realtà la dimensione media su scala nazionale è di circa 2,5 persone. Se togliamo le famiglie unipersonali, cioè le persone che vivono da sole, la famiglia sale a 3,6 persone. Guardate, nel caso della Campania i valori sono tutti più bassi. Chiaramente a segnalare che cosa? Che ormai l'immigrazione ha assunto un ruolo importante anche nella regione Campania, ha anche una dimensione ormai ragguardevole. Contemporaneamente va tenuto presente che le possibilità di radicamento in termini relativi rispetto ad altre regioni dell'Italia sono meno marcate e la Campania si caratterizza anche quindi per una instabilità più forte rispetto al resto del territorio. Ciò non toglie che in Italia, come succede anche in Campania, ma in versione meno rilevante, siano in atto dei processi che hanno profondamente cambiato il volto dell'immigrazione. E questa cosa del volto che è cambiato nel tempo è un tema ricorrente e importante. Da un'immigrazione che era un'immigrazione spesso di persone sole, prevalentemente per motivi di lavoro o per sfuggire a guerre, carestie, a problematiche varie, insomma, quindi un'immigrazione di rifugiati, ma solo in pochi casi, insomma, di famiglie, in realtà siamo in presenza, anche per effetto dei ricongiungimenti, dell'arrivo dei figli, quindi, oltre che del partner, ma anche per le nascite in Italia, siamo in presenza di un cambiamento radicale, in cui accanto alle nuove immigrazioni per lavoro sperimentate nell'ultimo decennio ci sono la ricomposizione delle famiglie, e quindi cambiano anche i bisogni. E allora io vorrei parlare di due bisogni che ci proiettano in qualche modo verso il futuro, e lo voglio fare in modo sintetico perché questi credo che siano dei temi cari proprio alla comunità di Sant'Egidio e quindi a tutti i presenti ben noti. Due temi rilevanti per la nostra società multietnica e multiculturale sono l'inserimento scolastico dei figli degli immigrati e il riconoscimento di uno status pieno di cittadinanza anche giuridica sia per i primo migranti che per i loro discendenti. Questi sono senza dubbio due temi che sono diventati cruciali. Per quanto riguarda l'inserimento dei ragazzi figli di immigrati, l'inserimento a scuola è il primo tema, che poi è l'inserimento nella società, è la prima tappa verso l'inserimento nella società, va sottolineato che la situazione non è così rosea come qualcuno potrebbe prospettare. In poche battute, i ragazzi stranieri hanno una dispersione scolastica più alta dei ragazzi italiani. Hanno un successo scolastico leggermente più basso, tra l'altro la forbice si amplia man mano che si va dalla scuola elementare, dalla primaria verso la secondaria di primo e di secondo grado. Anche in termini di esiti degli scrutini, i voti sono in media più bassi. Non sto dicendo che non ci siano delle eccellenze, ce ne sono e come. Però questa è la situazione in cui forse l'aspetto più rilevante è il fatto che ci sia una quota rilevante di ragazzi, figli di immigrati, ragazzi stranieri secondo il dato del MIUR, che sono in ritardo scolastico. In ritardo scolastico di un anno, ma spesso in ritardo scolastico di due e più anni. E questo aspetto, per esempio, combinato con gli altri, in qualche modo ci dà la dimensione, il peso di una situazione. Sia chiaro, il ritardo scolastico non è dovuto solo all'insuccesso. È dovuto anche al fatto che spesso sono posizionati in classi inferiori rispetto all'età, ed è questa una strategia possibile, non so se è la strategia migliore, ma sicuramente per quanto riguarda l'inserimento scolastico dei figli degli immigrati, in particolare di quelli non di seconda generazione in senso stretto, quelli nati qui, ma quelli che sono arrivati in età scolare e quindi sono inseriti in corso d'anno, un problema cruciale è quello della lingua, senza ombra di dubbio, che poi condiziona delle scelte che però hanno effetti nel futuro, sul futuro.
Nella scelta della scuola superiore, per esempio, c'è una differenza notevole tra i ragazzi italiani e i ragazzi stranieri. Non lo so se è un vantaggio o uno svantaggio, io lo leggerei più come uno svantaggio, ma i ragazzi stranieri sono più concentrati nelle scuole tecniche, nei professionali, rispetto ai ragazzi italiani che hanno invece una prevalenza nei licei. Allora questo quanto giocherà poi nelle prospettive future? Quanto questo aspetto potrà condizionare la nostra società di domani, ma è già la società di oggi in sostanza? Questo è indubbiamente un primo tema. Il secondo tema fondamentale è che i ragazzi stranieri, se vengono intervistati, rispondono di essere italiani, soprattutto quelli nati qui, sono italiani. È questo il modo di sentire. E allora perché mai non debbano essere italiani? Devo dire, mi ha colpito molto un'espressione che ha utilizzato Philippe Farg in un evento che c'è stato qui a Napoli a fine marzo, organizzato dalla delegazione del Consiglio d'Europa, proprio sulle politiche migratorie, e lui ha detto: siamo una popolazione che invecchia e anche le nostre competenze di conseguenza invecchiano. Per non invecchiare abbiamo bisogno di utilizzare, ma non di utilizzare in modo utilitaristico, di considerare, di includere nella nostra società i nuovi venuti, i ragazzi stranieri, che non sono ragazzi stranieri, sono ragazzi italiani, fanno parte della nostra capacità di essere competitivi, mettiamolo in modo utilitaristico, è quello di riconoscere, no, che ci sono altre persone che fanno parte della nostra società, che sono italiani perché sono nati qui e vivono qui. E quindi di conseguenza, se da una parte è necessario nella scuola, come dire, su scala nazionale, introdurre delle regole, introdurre delle azioni capaci di favorire un più pieno inserimento scolastico dei ragazzi stranieri, non sto dicendo che azioni non ce ne sono su scala locale, ce ne sono una miriade, in realtà vanno messi a sistema. Allo stesso tempo dico che per quanto riguarda il tema della cittadinanza, vale per i figli degli immigrati che sono italiani perché nati qui o perché socializzati qui, e vale a maggior ragione per le famiglie e quindi per i primo migranti che devono poter diventare italiani dopo un periodo, no, tutto sommato contenuto e corrispondente a ciò che succede su scala europea, un periodo di soggiorno tutto sommato ridotto, che va considerato intorno ai 5 anni e non ai 10 anni di cui si parla, o meglio, e non ai 10 anni che sono indicati espressamente nella nostra legge del 91, ormai di diversi anni fa, cioè una legge introdotta tra l'altro quando era ormai terminata l'emigrazione italiana invece era costruita pensando soprattutto alle nostre comunità all'estero, che va bene riconoscere la cittadinanza agli italiani, ma a maggior ragione a chi vive sul territorio. Sono quindi d'accordo per esempio con Giuseppe Ponzini, che in un rapporto del CNR sostiene che il problema non è tanto quale posizione assumere rispetto alla prospettiva di una società multietnica, ma piuttosto come possiamo gestire una società multietnica che è già una realtà e che ci propone temi e questioni. Quello del riconoscimento in tempi più brevi della cittadinanza italiana agli immigrati e ai loro figli che vivono in Italia è senza dubbio una questione centrale, come centrale è il pieno e effettivo inserimento dei ragazzi figli di immigrati nel sistema scolastico italiano. Grazie. Ringraziamo il professor Strozza per la ricostruzione storica e geografica dei flussi, ci ha un po' dato il quadro della distribuzione, della composizione dei migranti in Italia e anche in Campania. Mi sembra che una sua affermazione sia un dato di fatto incontrovertibile, cioè che ci troviamo di fronte a una società multietnica e multiculturale, da qua bisogna ripartire. Grazie. La comunità di Sant'Egidio raccoglie, assieme ad altre organizzazioni europee, tutte le notizie che riguardano uomini, donne, bambini che nel viaggio verso l'Italia e l'Europa si sono persi oppure hanno trovato la morte. In alcuni casi l'unico ricordo di tante vittime. Per la gran parte non se ne conoscono neppure i nomi. Qualche volta si ritrovano in mare i loro corpi, i
loro documenti. Altre volte invece sono i familiari che segnalano la scomparsa dei loro cari. E tutti gli anni questa memoria si fa preghiera, si fa liturgia del ricordo, nelle veglie e negli incontri intitolati Morire di Speranza. Gino Battaglia, esponente della comunità di Sant'Egidio di Napoli, scrittore e saggista che si occupa di marginalità sociale e finalista del premio Strega con il romanzo Malabar, ha incontrato i migranti e i loro racconti in questi avventurosi viaggi della speranza e ne ha raccolto le voci nel volume Il Grande Viaggio, Storie di Speranza e di Frontiera. Allora ascoltiamo attraverso di lui le peripezie e le attese di questi viaggiatori in cerca di un futuro migliore. Grazie. Voi tutti, abbiamo parlato di Gerry e del suo viaggio, voi tutti ricorderete la vicenda di Yaghin e Fodé, o almeno molti di voi ricorderanno questa vicenda. Erano due ragazzi di 15 e 14 anni, vivevano a Conakry, cresciuti in uno slum. Yaghin voleva fare il pilota, sua madre racconta, la sola cosa che desiderava era studiare a qualsiasi costo. Fodé, a sua volta, studiava in una classe di 107 alunni con il pavimento di terra. La sera del 29 luglio 1999 i due ragazzi scavalcarono la recinzione dell'aeroporto e si introdussero nel vano del carrello di un aereo della Sabena diretto a Bruxelles. Alla quota di crociera di un aereo la temperatura scende anche a 50 gradi sotto zero, manca l'ossigeno. In realtà non c'è nessuna possibilità di sopravvivenza. In tasca a uno dei due ragazzi trovarono una lettera indirizzata alle loro eccellenze, i signori membri e responsabili dell'Europa. Si legge, tra l'altro, nella lettera: «Se vedete che ci sacrifichiamo e rischiamo la vita, è perché soffriamo troppo in Africa e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Inoltre noi vogliamo studiare e vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi in Africa». Due ragazzi africani, tanto giovani, ci stupiscono con la verità disarmata delle loro parole, piene dell'ingenuità di un appello che, come dicono loro, con fiducia e rispetto si rivolge ai responsabili dell'Europa. Fiducia, rispetto dunque, ma anche grandissima franchezza, come una voce che si alza contro un'ingiustizia che colpisce milioni di persone. Tanto da far vergognare ancora oggi chi legge queste righe. Due ragazzini, alla fine degli anni 90, quando il fenomeno dell'immigrazione si era fatto consistente anche nel nostro paese, come abbiamo ascoltato, danno voce dunque a un oceano di sofferenza attraverso l'amore per la scuola, che non hanno mai avuto, e attraverso l'aspirazione allo studio, che nella loro vita è stata mortificata. Ma c'è un altro aspetto di questa vicenda che va considerato. Tecnicamente Yaghin e Fodé erano due clandestini. È sulla realtà di questa condizione che vorrei soffermarmi, soprattutto per quel che riguarda le modalità del viaggio. Alla fine del 1996, quindi qualche anno prima, un naufragio a lungo negato comincia a dare la dimensione del dramma delle migrazioni, in particolare nel Mediterraneo. La notte del 25 dicembre, al largo di Porto Palo di Capopassero, in provincia di Siracusa, in seguito a un incidente annegano 283 persone provenienti da India, Pakistan e Sri Lanka. I pochi superstiti parlano del disastro, fermati in Grecia, parlano del disastro, ma non vengono creduti. E per anni sull'incidente cala il silenzio e la dimenticanza. Nei mesi seguenti però i poveri resti di alcune delle vittime rimangono impigliati nelle reti dei pescatori della zona. Per paura o per non avere grane, molti tacciono. Qualche giornalista comincia ad indagare, però, perché le voci trapelano, finché il caso non si riapre e le testimonianze dei sopravvissuti vengono prese finalmente in considerazione. Alla fine viene anche localizzato il relitto dell'imbarcazione affondata che conservava ancora, intrappolati nella chiglia,
i corpi di molte delle vittime. L'Italia, voi lo sapete bene, si trova in una posizione strategica nel Mediterraneo, una delle frontiere più vicine all'Africa e ai Balcani. Tra le varie modalità di ingresso nel nostro paese e in Europa, c'è la via del mare, ma non è la sola, tra l'altro, ma l'afflusso per questa via che colpisce certamente di più il nostro immaginario ed è quindi oggetto di attenzione anche da parte della politica, è costante se considerato nel lungo periodo, seppure subisce questo afflusso qualche variazione anche appariscente. Nel 2014, cioè quest'anno, secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'arrivo di migranti sul territorio italiano attraverso questa via ha raggiunto ormai quota 32.000. In tutto il 2013 gli sbarchi furono 43.000. Stando ai dati forniti dal Viminale, il 90% di questi migranti è partito dalla Libia. I numeri sono in linea con quelli del 2011, l'anno record degli sbarchi, l'anno delle cosiddette primavere arabe per capirsi, quando arrivarono 63.000 migranti. Ma nel decennio 1999 sono entrate via mare 252.000 e poco più persone. Nel decennio successivo, cioè 2000-2009, è giunto sulle nostre coste un numero quasi identico, anzi qualcuno di meno. Nulla fa pensare che il decennio in corso complessivamente sarà diverso. Dal 1991 l'Italia è approdo di uomini e di donne che fuggono da situazioni difficili. In conseguenza alle gravissime difficoltà interne, nel 1991 arrivarono in Italia oltre 40.000 albanesi in pochi mesi, lo ricordava prima il professore. Sono gli albanesi che oggi sono per lo più inseriti nel tessuto economico e sociale italiano. Nel 1992, a seguito della guerra in Somalia, giunsero 14.000 somali che sono emigrati verso altri paesi europei. Tra il 92 e il 96 arrivarono 80.000 ex jugoslavi, anche questo è stato ricordato. Nel 1999 30.000 kosovari. L'Italia si è trovata a fronteggiare negli anni flussi di migranti che fuggivano da situazioni di guerra, dunque. Così anche negli ultimi anni, penso ai profughi siriani che negli ultimi mesi giungono da noi. L'opinione pubblica italiana si è focalizzata negli ultimi anni soprattutto su questo problema degli sbarchi e sulle strategie per contenerli, dimenticando da una parte che gli sbarchi rappresentano solo il 10-15% dell'immigrazione cosiddetta irregolare nel nostro paese, ma colpisce quelli che sono, ma colpire quelli che sono, come dire, un fenomeno, questi sbarchi che sono un fenomeno eclatante, dà l'impressione di intervenire efficacemente sul tema dell'immigrazione. La risposta muscolare agli sbarchi, però, finisce per colpire i migranti che più di tutti hanno bisogno di soccorso e di sostegno dalla comunità internazionale. Gli esempi che ho appena fatto lo dimostrano. Per lo più sono persone colpite dalle maggiori emergenze umanitarie di quel momento. Dimentichiamo, d'altra parte, che spesso l'attraversamento del canale di Sicilia o del confine tra il Marocco e la Spagna o del Mediterraneo verso la Grecia è solo l'ultimo tratto di un viaggio molto più lungo e pericoloso. Molti dei migranti che approdano sulle coste siciliane e italiane provengono per esempio dall'Africa nera, come dicevo. La Libia di Gheddafi, in virtù degli accordi siglati con l'Italia, bloccava con una certa intermittenza legata all'andamento dei rapporti con l'Europa il loro viaggio alla tappa finale, ma era appunto la tappa finale. Molti migranti per arrivare lì debbono attraversare il deserto, per esempio, con mezzi spesso poverissimi. Non si hanno dati sulle vittime di questo attraversamento del Sahara, ma le testimonianze sulle condizioni di quel viaggio e sul suo prezzo umano sono terribili. Gli asiatici che si imbarcano in Turchia, poi, devono spesso varcare diverse frontiere attraverso zone altrettanto pericolose.
altri migranti tentano di entrare attraverso l'enclave spagnola di Ceuta e Melilla, situata in Marocco, e di raggiungere le Canarie attraverso l'Atlantico. La Turchia è, come il Maghreb, un altro punto di transito e di partenza per migranti che cercano di raggiungere l'Europa. Negli anni la Turchia ha visto transitare nel suo territorio persone provenienti dall'Iraq, dall'Iran, dal Pakistan, dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'India, dallo Sri Lanka, dalla Cina e perfino da paesi dell'est europeo. Da est l'arrivo in Europa avviene attraverso le grandi navi da trasporto mercantile. I migranti, talvolta anche con la complicità degli equipaggi, si nascondono nei container, nelle stive, sotto i tir, o attraverso varie tappe di cui l'ultima viene percorsa sui traghetti tra la Grecia e l'Italia, ovvero attraverso navigazioni fortunose, altrettanto fortunose di quelle che si svolgono nel Mediterraneo centrale. La Grecia è dunque un altro punto di approdo e di entrata in Europa, come l'Italia o la Spagna. Anch'essa è spesso solo un paese di transito verso gli altri paesi dell'Unione Europea o verso gli Stati Uniti o l'Australia. Con l'intensificarsi del contrasto degli sbarchi, gli itinerari e i mezzi si fanno sempre più rischiosi. Ma soprattutto, ed è questo che vorrei sottolineare, la gestione dei flussi viene presa in mano da organizzazioni illegali che hanno i mezzi e la forza di garantire l'arrivo a destinazione, seppure con standard sempre più bassi. Guardando solo alla storia dell'immigrazione nel Mediterraneo, si può notare come si siano susseguite diverse fasi, le quali corrispondono anche a diversi itinerari: l'Adriatico, oppure il Mediterraneo dalla Tunisia, poi dalla Libia, l'Atlantico, come dicevo, dal Marocco verso la Spagna. Appena si apre una via per l'immigrazione attraverso tentativi sporadici, intervengono organizzazioni di trafficanti. Così si sono create reti internazionali, per esempio italo-albanesi, oppure sino-turco-albanesi, curdo-turche, libico-egiziane, e si potrebbe continuare. Alla reazione delle autorità, i trafficanti adottano contromisure che in genere si risolvono nel moltiplicarsi dei rischi per i migranti e nella crescita dei prezzi. Il contrasto che si impernia sul respingimento, e sottolineo ancora, spesso dei più deboli e di quelli che avrebbero valide ragioni per chiedere lo status di rifugiato, senza colpire i trafficanti, ha spesso il risultato principale che le rotte si modificano, i luoghi di partenza sono più nascosti, le navi sono più vecchie e meno efficienti, le modalità dello sbarco si fanno più pericolose per i migranti. È chiaro infatti che le organizzazioni tendono a preservare se stesse e i propri addetti e a evitare, per esempio, la perdita degli equipaggi o delle navi. In questi anni si evidenzia quindi la tendenza a utilizzare barche sempre più di minor valore, imbarcazioni in disarmo, quasi dei rottami, il cui prezzo viene compensato dal guadagno anche di un singolo viaggio, nonché l'uso di abbandonare i migranti a se stessi in prossimità delle spiagge. Quando le possibilità di guadagno diminuiscono, la rotta, che non è più redditizia, viene completamente abbandonata. Ma la pressione migratoria resta e cerca nuove vie. Ecco i morti sulle coste dello Yemen per attraversare la penisola arabica, i morti nel tentativo di varcare la frontiera di Israele, o i corpi ritrovati sulle coste del Mozambico, sulla via verso il Sudafrica, o la via del Sinai, che è diventata in questi anni occasione di guadagni per organizzazioni criminali che sequestrano i migranti e ne chiedono il riscatto. Perché alle fatiche e ai pericoli mortali, talvolta, del viaggio, si deve aggiungere la minaccia di tutti quelli che estorcono denaro, spesso con la violenza, e rapinano i migranti, non ultimo militari e poliziotti di diversi paesi attraversati. E di pochi giorni fa la notizia di rapimenti anche sul nostro territorio nazionale. Così spesso i migranti, senza alcuna protezione sociale, stranieri, talvolta anche nei paesi africani che attraversano, diventano oggetto di sfruttamento da parte di chiunque. Le donne sono spesso sottoposte a stupri o costrette a prostituirsi. Devono rendere 3 e anche 4 volte il costo del loro viaggio, già prima di arrivare a destinazione. La traversata via mare verso l'Italia, allora, verso la Spagna, verso la Grecia, non è che
l'ultimo tratto di un viaggio in cui molti hanno già perso il loro denaro, le cose, la salute e spesso sono già dei sopravvissuti. La traversata del Mediterraneo è allora l'ultimo atto di un dramma che raccoglie tutti i drammi del nostro tempo. All'inizio di ottobre dell'anno scorso, è già stato ricordato, sono morti in due naufragi di poco successivi centinaia di profughi provenienti dalla Siria. Questo, tra l'altro, ha dato il via all'operazione Mare Nostrum. I clandestini, dunque, per lo più, sono uomini, donne, ragazzi che lasciano queste realtà difficili o in alcuni casi decisamente invivibili nella speranza di migliorare. I pericoli, le difficoltà, la spesa del viaggio, di cui pure hanno una certa consapevolezza, non sono sufficienti a scoraggiarli. Per quella speranza alcuni soccombono. La traversata per raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo o lungo le coste atlantiche fa un numero sempre maggiore di vittime. Molti scompaiono nell'oblio in tragedie che non hanno nemmeno testimoni. Si parla, noi, la comunità di Sant'Egidio valuta, che ci siano state in questi anni, dall'inizio degli anni 90, 25.000 vittime. Ma per concludere, vorrei dire che è alla difficoltà di entrare nel nostro paese che si deve in gran parte il fenomeno degli ingressi clandestini. Cioè, senza corridoi umanitari non c'è speranza di evitare sciagure come quelle di cui stiamo parlando. L'assenza di canali umanitari per l'ingresso in Europa, e sottolineo in Europa perché non è solo una questione italiana, indebolisce enormemente i migranti e li espone ai ricatti e alla sopraffazione. La scelta allora di interrompere la politica dei respingimenti e di abolire il reato di clandestinità è stata una scelta valida. L'operazione Mare Nostrum, che non costa 7 miliardi di euro, come è stato detto da qualcuno, ma solo 9 milioni di euro al mese, non costa 7 miliardi di euro all'anno, ma solo appunto 9 milioni di euro al mese, non è solo una scelta eticamente giusta questa, ma è anche ragionevole. Nel piano del dibattito sul decreto in materia di sicurezza nel maggio del 2009, Ilvio Diamanti scriveva che si parla molto di sicurezza, ma che questa è materia più che altro di propaganda, purtroppo. Se ne parla per catturare il consenso dei cittadini, non per risolvere i problemi, commentava. Un tema così importante e critico dovrebbe venire affrontato attraverso il confronto e la progettazione comune, invece abbandonato al gioco delle parti, in balia degli interessi e degli imperativi immediati. Per costruire la sicurezza occorrerebbe, cioè, agire con una visione lunga, disporre di valori forti, servirebbero attori politici e sociali disposti a lavorare insieme in nome del bene comune, pronti a intervenire sul futuro e a investire sul futuro, mentre ora domina questa sorta di marketing, è il mercato della paura, ma sul mercato della paura siamo in un eterno presente, siamo, cioè, sempre in campagna elettorale. Grazie. Ringraziamo Gino Battaglia. Come la storia di Gerry, anche la vicenda di Yagin e Frodé è stata appunto una vicenda che ci ha fatto tanto riflettere. 25.000 morti, diceva Gino Battaglia, che fanno del Mediterraneo un grande cimitero, una grande tragedia umanitaria. Viaggi che diventano sempre più rischiosi, che cambiano rotte, dice da descritte, e che colpiscono i migranti più deboli, come appunto i profughi della Siria, che vengono dalla Siria. Allora la necessità di creare canali umanitari, di scelte politiche di ampio respiro sono opportune e auspicabili sempre di più. Adesso darei la parola al professor Alessandro Triuzzi, africanista, ordinario di storia dell'Africa all'Università.
dell'Università Orientale di Napoli, dove coordina il dottorato di ricerca di africanistica e la Scuola Estiva Europea di Studi Africani di Cortona. Esperto delle società e delle economie dei paesi africani, ha collaborato nella realizzazione di cortometraggio e lungometraggio sulle condizioni dei migranti e ci parlerà proprio dei migranti dell'Africa, una minoranza che conta. Grazie. Questo è un campo in cui non si può essere veramente esperti. Campo in cui i professori hanno difficoltà a essere professori. E quindi io ho anche in qualche modo difficoltà a parlare di queste cose, come sanno tutte le persone che stanno vicino al disagio. La situazione è sempre molto, molto complessa e in un momento come questo. La morte di Gerry Maslow 25 anni fa mi sembra che sia una delle cose su cui occorre veramente riflettere in modo approfondito. Perché a 25 anni da questa morte molto certo è cambiato, ma a me sembra che molto è rimasto ancora della vecchia cultura, dell'indifferenza, dell'intolleranza e in qualche modo del non governo delle migrazioni. E la continua richiesta di emergenze. Sono aumentati i morti, gli arrivi in mare, sono aumentati i nomi dei centri, le ossessioni di sicurezza, i continui richiami alle invasioni dal sud, il nuovo fronte di guerra che è combattuto con navi da guerra, bisogna dire, perché Mare Nostrum questo è. E i continui appelli e proclami con queste false notizie, no? Le false notizie sono una caratteristica di ogni guerra. E veramente viene un certo scoramento a vivere in questo paese e trattare di questi temi. Ci si è aggiunto ora ultimamente anche la minaccia di Ebola, non so se avete preso nota, cioè oramai ci dobbiamo abituare che nei prossimi giorni e fin quando durerà la campagna elettorale questo bombardamento sarà massiccio. La sfida naturalmente non è Ebola, la sfida è la cittadinanza, la sfida sono i diritti, la sfida è l'accoglienza e la sfida ancora più grande è come integrare in modo che rimangano tutti integri gli stranieri tra noi. Io ho dubbi su questa parola integrazione, ricordo che la ministra Kyenge usava piuttosto la parola interazione, che preferiva la parola integrazione, ma se integrazione ci vuole, questo occorre. Salutiamo il Cardinale Sepe. Se di integrazione si vuole parlare, occorre che risultino tutti integri al termine del processo. Le persone, i gruppi, le culture e le fedi. Allora l'esempio di Gerry Maslow ci deve anche far riflettere sul fatto che ormai sono 20 anni dalla conquista dell'indipendenza del Sudafrica. In questi giorni in Italia c'è una conferenza internazionale proprio sul ventennio di post-apartheid. E questo fatto che Gerry Maslow fosse un militante dell'ANC, cioè il movimento dell'African National Congress,
e che sia venuta a morire tra noi, a Castel Volturno, e che anni dopo un'altra grande militante dell'ANC, che si chiamava Miriam Makeba, chiamata in Italia per commemorare altre morti che hanno fatto seguito alla morte tragica di Gerry Maslow, è morta in Italia, anche lei, in pratica sul palcoscenico, dopo aver cantato una delle sue famose canzoni. E mi ricordo che Saviano il giorno dopo su Repubblica scrisse: Miriam Makeba è morta in Africa, perché è morta tra gli africani di Castel Volturno. Queste sono le cose che credo noi dobbiamo oggi cominciare, come dire, a rivalutare in un panorama politico, culturale del nostro paese, che è dire sconfortante e dire poco. Io non sono qui in quanto esperto di migrazione, sono qui perché da diversi anni dirigo un archivio che cerca di rintracciare le storie, i racconti, le memorie e le testimonianze della gente che arriva in Italia. E negli ultimi mesi ho avuto l'avventura di lavorare sui documenti abbandonati sulle barche che sono arrivate a Lampedusa, ed è uscito un libretto poco tempo fa intitolato quasi provocatoriamente Bibbia e Corano a Lampedusa, il lamento e la lode, liturgia dei migranti, in cui a noi abbiamo verificato che su queste barche e in realtà nella discarica di Lampedusa, quindi ignorate in qualche modo fino al momento del ritrovamento, giacevano dei tesori di persone che avevano portato lì i segni della loro fede, ma soprattutto i segni della loro straordinaria umanità. Sono stati ritrovati lettere, documenti, fotografie, abbandonati dalle autorità. E questo è qualcosa che, come dire, non ci può non far riflettere. I migranti non sono persone. Nell'Italia di oggi ancora i migranti sono pezzi. Vedete questa tremenda parola di Primo Levi quando parlava della gente che, dei campi: non siamo persone, siamo pezzi, Stück. E allora è interessante perché su un muro del porto vecchio a Lampedusa abbiamo trovato un'iscrizione in arabo che dice: alza la testa, sei arrivato nella città dei martiri. E il termine arabo shahid ha il doppio significato di martire e di testimone, perché colui che muore per un principio superiore dà anche una testimonianza nelle cose in cui crede. E queste comunità di viaggio di cui ci ha parlato Gino Battaglia sono comunità in cui, come dire, c'è un umano comune che è il vero senso di sacro che loro si portano appresso. Sono comunità di sofferenza, ma sono comunità in cui straordinarie forme di solidarietà, per esempio, vengono messe in atto. Lì non ci sono eritrei etiopici che si fanno la guerra a casa loro, ma sui barconi diventano in qualche modo sodali. Lì non ci sono differenze perché il viaggio non permette se non proteggersi come gruppo. È gente in cammino, è gente naturalmente, come dire, solidale, e arriva avendo passato questa esperienza. Gino Battaglio ci ha parlato dei viaggi in mare, ma vi assicuro che i viaggi di cui noi abbiamo le testimonianze attraverso i deserti
o attraverso le frontiere dell'est europeo non sono meno micidiali. E persone che arrivano e sopravvivono a questi viaggi sono persone che hanno subito un trauma in cui l'attesa prolungata per un riconoscimento di asilo o il trattenimento in strutture di confinamento è un'ulteriore, in qualche modo, offesa al fatto che loro sono arrivati da noi cercando un futuro diverso da quello che loro potevano avere nel loro paese. Gli africani in Italia sono una minoranza, poco più del 20% della popolazione immigrata, un peso numerico marginale, non credo che superi il 2-3%. Ma è una minoranza che conta, non soltanto perché molti di loro sono stati riconosciuti come soggetto di protezione umanitaria sussidiaria. Negli ultimi mesi, da quando Mare Nostrum è iniziato, credo siano arrivati 25-30.000 persone, di questi due terzi sono siriani, ma il resto sono somali ed eritrei. Somali ed eritrei, che hanno un'altra qualità rispetto a noi, sono i figli di ex sudditi dell'Italia. Per me, che studio questa parte di mondo, ogni volta che vado lì mi dicono: ma vi siete scordati che i nostri genitori sono morti indossando la divisa italiana? E queste sono domande, come dire, imbarazzanti, sono domande a cui in realtà lo Stato non sta dando una risposta. Certo, sta dando riconoscimenti umanitari praticamente quasi a tutti che vengono da Somalia ed Eritrea, ma nelle festività per il centenario d'Italia non c'è stata una cerimonia ufficiale per parlare, che so io, di Adua o del periodo coloniale, scordando che in qualche modo le persone che vengono da noi e che vengono da questo mondo, se non loro, i loro figli si chiederanno e si porranno domande su che cosa è stato la nostra stare a contatto durante il periodo coloniale ed oggi, e non potranno non vedere continuità di rapporti tra l'essere sudditi coloniali allora e il non essere ancora cittadini italiani oggi. Non potranno non fare questo collegamento. E allora io penso che sia tempo anche per noi che ci occupiamo di queste cose di cambiare un po' registro e di veramente di ricercare queste storie, diciamo, questi esempi nelle vite di queste persone. Per quello sono contento oggi di partecipare a questa cosa come Gerry Mastro, perché lui è stato un exemplum per la società italiana, e non solo per la società italiana. È con lui che è cambiato un certo primo atteggiamento, ma di lui naturalmente si sa molto, e lo Stato, mi ricordo quel funerale straordinario in cui venne Martelli, vennero con uomini politici, cioè ci fu proprio il coinvolgimento della comunità nazionale. Ma ai 366 morti di Lampedusa c'è stata una imbarazzata presenza ufficiale. Vi ricorderete queste due figure di Barroso e di Letta, uno accanto all'altro, vestito di blu, con una faccia da circostanza, e poi un funerale prima promesso e poi negato, celebrato ad Agrigento, territorio, diciamo, del ministro Alfano, in cui fu invitato addirittura l'ambasciatore eritreo, suscitando fortissime polemiche e proteste anche di tutti noi, credo anche di Sant'Egidio. Allora, per quello dico che, insomma, non è facile parlare di queste cose senza veramente registrare questa usura delle stesse parole che noi continuiamo ad andare a ripetere, e con istituzioni che non sembrano cambiare.
Io vengo da una recente esperienza ora di discussione con le persone in uno degli stabili occupati a Roma, che si chiama Selam Palace, ad Ananina, dove circa 1600 persone vivono accatastate, uno sull'altro, uno contro l'altro, uno dentro l'altro quasi, senza servizi, senza strutture, senza raccolta di rifiuti esterni. 1600 persone, senza un WC, un bagno chimico. E chi sono questi? Sono persone che il governo italiano, dopo averli salvati dal Mare Nostrum, in qualche modo fa scorrere, indicando che questo non è il posto dove loro si debbono fermare, perché non ha creato quelle strutture di accoglienza, di inserimento e di integrazione che sono le uniche che possono veramente. Le persone che si sono stabilite oggi, i 675.000, se ho capito bene dal nostro demografo, che hanno acquisito la cittadinanza italiana, l'hanno fatto, diciamo, sulla loro pelle, passando attraverso forche caudine di ogni tipo, non perché ci sia una volontà oggi riscontrabile in Italia di questo governo o dei governi precedenti, che hanno detto: noi vogliamo che questa gente si fermi qui, sappiamo che è gente che è ricca di ogni tipo di sofferenza da un lato, ma di ogni tipo anche di imprenditorialità umana dall'altro. Ti assicuro che se un ragazzo di 17-18 anni attraverso mezzo deserto a piedi e sale su una barca a rischio della vita e arriva a Lampedusa o dove sbarca, ha dentro di lui una capacità, come dire, di resistenza, di determinazione, di voglia di vivere, di voglia di avere successo, che fa pena veder dilapidare in questo modo. E credo noi tutti dovremmo ricominciare a scandalizzarci, così come si è scandalizzato Papa Francesco a Lampedusa. Ma io non sono necessariamente, come dire, lo dico dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista puramente umano. E allora, integrarsi vuol dire, e inserirsi vuol dire avere radici, vuol dire dare dignità a traiettorie umane. E allora forse un po' di questo esercizio dovrebbe essere fatto per ricostruire queste figure positive. Accanto alla minaccia di Ebola e ai 600.000, 800.000 che ci continuano a ripetere stanno per arrivare e massacrarci tutti con i loro numeri, richiamare in vita i già rimasti, richiamare in vita le persone che hanno resistito, le persone che hanno combattuto, le persone che hanno mostrato voglia di non solo cambiare la loro posizione, ma cambiare questa nostra Italia. Perché Jerry Maslow, facendo quello che ha fatto, ci ha fatto fare un passo grande, come una casa, nella legislazione. Quindi la cosa interessante è che oltre le conseguenze tipo culturale, demografico, economico, la crescita del PIL, la mia pensione, io sono andato in pensione, mi dispiace, c'è un difetto di comunicazione, io sono un pensionato, probabilmente una parte della mia pensione è pagata da queste persone la cui ricchezza loro producono, non soltanto per l'Italia, ma per noi anziani di questa Italia, di un paese che continua ad invecchiare sempre di più. Allora, tutto questo, io avevo qui una serie di esempi, di cose, ma non credo che, anche alla fine di questa cosa, tutto questo vuol dire che noi non stiamo, come dire, capendo che l'Italia multietnica e multiculturale, come ci è stato detto, è già un dato di fatto. Non è che c'è, non c'è, la vogliamo, non la vogliamo, come sentiamo dire dall'alto. È un dato di fatto, è una realtà concreta. Non la stiamo utilizzando abbastanza. Non è che non c'è, non la stiamo utilizzando abbastanza. Nel 2011, in una di queste crisi,
di persone che, avevano, che chiedevano da 2 anni, questi sono ancora gli effetti dell'emergenza del 2011, alcuni migranti che non avevano ancora avuto una risposta alla loro richiesta di permesso di soggiorno salirono su delle gru, vi ricorderete, ad esempio. E una di loro, che si chiamava Edda Pando, portavoce del Comitato Immigrati di Milano, disse questa cosa che secondo me è straordinaria. Lo disse, naturalmente poi fu ripreso da una trasmissione ed è per quello lo conosciamo, perché altrimenti non credo che i giornali ci avrebbero riportato nel dettaglio quello che lei disse su quella gru. Noi siamo stati costretti a salire su una torre a Milano, su una gru, perché in questo paese non si ascolta la voce degli immigrati. Abbiamo dovuto andare sopra per far vedere che esistevano, che esistevamo in questo paese. E adesso siamo ancora sulle gru a Padova, sull'Arena a Verona, a Massa Carrara, a Milano e a Brescia, in sciopero della fame. E non ci fermiamo finché non ci danno i permessi di soggiorno, perché siamo stanchi di essere considerati i clandestini di questo paese. Siamo stanchi di dover aspettare delle sanatorie che per noi sono solo delle truffe. E poco dopo fa queste domande che secondo me sono, colpiscono veramente al cuore di tutti noi. Voi che cosa avreste fatto dopo che i figli vi nascono e non li conoscete e li sentite per telefono? Che è l'esperienza delle badanti, sapete, che lavorano per le nostre case. Dopo che i genitori muoiono e non siete andati a seppellirli, altra tragicissima evenienza di molti immigrati che, non potendo tornare, vedono che loro non possono seppellire i loro cari. Ecco, secondo me queste sono le cose che noi dobbiamo capire, che l'umanità che si esprime attraverso i percorsi migratori è una umanità di cui noi abbiamo bisogno e che stiamo dilapidando, stiamo logorando. Il sociologo delle migrazioni francese Michel Auger parla di tre momenti nel percorso migratorio: la distruzione, il confinamento e l'azione. La distruzione lo conosciamo, il motivo per cui la gente scappa ieri e oggi dall'Eritrea, dalla Somalia, scappa oggi dall'Eritrea, dalla Nigeria, scappa oggi, è tornata il Sud Sudan. La distruzione, ogni volta si trova una soluzione, un accordo e poi ricomincia. Ma poi c'è la seconda fase, il confinamento, e vorrei nel chiudere dire ancora due cose su questo punto. Il confinamento è quello che noi stiamo, come dire, l'Italia sta diventando un paese di transito. Questa è la cosa tremenda. L'Italia sta diventando non più un paese di arrivo, ma sta diventando, si sta trasformando in un paese di transito. E i paesi di transito hanno un atteggiamento molto preciso rispetto a persone, perché non fermandosi sono usa e getta, sono persone da sfruttare, sono persone su cui si possono fare i soldi, come è successo anche in Italia e succede ancora in Italia. E invece di passare al terzo momento, quello che Michel Desserteaux chiama le arti del fare, in cui persone che si sono inventate la sopravvivenza in questa straordinaria epoca della loro vita sono e sarebbero straordinari nel come dire, individuare nuove professionalità, nuovi modi di porsi nei confronti della società in cui vivono. Tutto questo non succede perché noi li stiamo sospingendo fuori. Tratteniamo quelli che sono arrivati, non tratteniamo i 13.000 siriani, non tratteniamo gli 8.000 eritrei, li mandiamo fuori. Li mandiamo fuori, il che vuol dire che noi
Stiamo, prima di tutto, questo verrà sanzionato prima o poi dall'Europa in modo molto netto, ma non ha più senso, non ha più senso. Ma allora tutto quello di cui abbiamo parlato, le scuole di italiano che abbiamo messo, i percorsi che abbiamo cercato di fare, ma per cosa lo stiamo facendo? 400.000 italiani, giovani italiani, i nostri studenti sono emigrati negli ultimi anni. Noi stiamo facendo formazione per l'estero e ora queste risorse che stanno entrando da noi, noi le stiamo dirottando verso l'estero. Questo è un paese che non ha più, che ha perso il senso comune di quello che sta facendo, mentre proprio invece la gente si radica, come abbiamo sentito nelle relazioni fino a questo momento, proprio mentre la gente ha bisogno di radici, ha bisogno di stare, ha bisogno, chiede, noi diciamo prego. L'Italia sta diventando quello che in inglese si chiama un rogue state, uno stato canaglia, e questo è molto triste. È molto triste per tutti noi. E allora, e vorrei finire con questo, che è una citazione da un giovane ivoriano che è stato intervistato da una ricercatrice. Ci ha detto una cosa su cui noi dobbiamo riflettere, perché il dramma di chi vive a Selam Palace, Selam come sapete vuol dire pace, che è questo stabile occupato a Roma, e non è solo quello stabile, ma ormai gli stabili occupati a Roma si stanno moltiplicando, ed è il dramma di chi vive l'attuale situazione di transito nel nostro territorio, oppure che vive, risiede in Italia e non trova abbastanza strutture di ancoramento alla società e alla cultura italiana a livello istituzionale. Poi nella scuola ci riusciamo, per esempio, a livello, come dire, sul terreno della quotidianità ci riusciamo, ma non trova risposte nelle istituzioni. E allora noi queste istituzioni le dobbiamo insidiare. Questo giovane ivoriano, arrivato in Italia, ha detto: quando arrivi e ti rendi conto che è tutto il contrario di ciò che immaginavi prima di fare il viaggio, non puoi dirlo a nessuno. Quando chiami qualcuno al paese, non puoi dirgli che in Europa è dura, non si può, perché è come un bosco sacro, che è il luogo dove gli iniziati vanno. Quando vai nel bosco sacro del villaggio, non puoi dire quello che succede lì dentro, perché è sacro e tutto quello che succede non può uscire da lì. Se dici la verità non sei creduto. L'Europa è dura, è così, ma noi siamo obbligati a resistere. Jerry ci ha insegnato che un certo modo di resistenza poteva trovare la fine, come è successo. Però noi ci dobbiamo mettere in conto che da ora in poi noi dobbiamo insidiare queste istituzioni e portare queste storie esemplari nelle scuole, presentarle ai ragazzi, trasformare i racconti in percorsi didattici. Ormai la mia generazione ha fallito questo compito. Dobbiamo rivolgerci alla generazione più giovane e fare questo perché crediamo che c'è un umano comune che ci accomuna tutti, credenti e non credenti, ed è su questo umano comune che può e si deve combattere una battaglia per i diritti, che sono diritti di cittadinanza nel paese in cui noi tutti viviamo oggi. Grazie. Professor Triuzzi diceva: il fenomeno migratorio è un campo dove non si può essere esperti, ma sicuramente che impone una grande riflessione. Allora le sfide sono la cittadinanza, i diritti, l'accoglienza, l'integrazione o l'interazione, sfide che dobbiamo raccogliere dove si mischiano pezzi africani, italiani, di ieri, di oggi
partire anche di domani. Allora, adesso devo ascoltare il cardinale Segre. Facciamo un... State tranquilli, perché il mio è solo pochissime parole. Purtroppo non posso rimanere a ascoltare le profonde riflessioni, almeno ho visto il professor Triulzi, no? Ma non potevo non essere presente per dire tutta la mia partecipazione a questa volontà di dare voce a una realtà oggi, come sottolineava il professore, che ormai, volere o no, costituisce qualcosa che ci appartiene. La si può anche rifiutare, la si può anche mettere ai margini, ma di fatto questa società plurale è parte ormai anche del nostro esistere. E felicitazioni anche per questo convegno, soprattutto un ringraziamento alla comunità, di Sant'Egidio, che l'ha voluto, l'ha promosso nel quadro di tutta quella che è la sua policy, che ha fatto dei migranti sempre una parte del proprio essere, del proprio carisma, del proprio agire. E allora, e poi, non potevo non abbracciare il mio, io indegnamente dico, amico, presidente, il mio presidente. E allora, come se, e rivelire gli illustri relatori, professori, eccetera. Se una cosa posso dire, prenderei spunto proprio da quanto il professor Triulzi diceva poco fa. Io, voi approfondite tutte le varie dimensioni, i vari aspetti di questo fenomeno così complesso, ma anche, appunto, dicevo, così attuale, sul fatto che la morte di Gerry è la morte dei tanti, quelli che muoiono di speranza, quelli che muoiono di tanti. Beh, se guardiamo un po' oltre, non sono morti inutili. Lui metteva, fatto una sottolineatura, che sono dei testimoni. Sono dei testimoni, cioè di chi per raggiungere una terra, una cultura che è un sogno per realizzare la propria umanità, bene, queste morti di fatto diventano testimonianze, diventano un martirio, perché provocano enormemente le coscienze, anche di chi non ha coscienza. L'esempio di Gerry. Poteva pensare che un nostro fratello che viene dal Sudafrica non viene accolto come rifugiato perché non c'era la comunità,
lo riceve, lascia le sue preziose scarpe lì alla comunità e viene perché voglio lavorare, vengo per lavorare. A questo, good news, Bible, today's English version. Bene, viene ammazzato in una rapina stupida, come sono stupide tutte le cose, queste azioni criminali, criminose, eccetera. Ebbene, vedete il seme che ha posto con la sua morte, che cosa ha provocato, a livello anche delle istituzioni che hanno incominciato ad aprire gli occhi, a livello delle coscienze di tutti i cittadini, che hanno incominciato a ragionare, alle volte anche rifiutando, no, c'è, sono tanti, ma che passo avanti ha fatto fare alla nostra umanità, alla nostra civiltà, la morte di un fratello sconosciuto, diventato appunto simbolo, come tutti i testimoni, come tutti i martiri, e così le varie morti. Nonostante le gravissime difficoltà nelle quali noi ci troviamo ancora a vivere, passi avanti sono stati fatti, perché uomini coraggiosi, come quelli che si dedicano, come voi, a questo fenomeno così, così particolare, come un movimento come la comunità di Sant'Egidio, ma come anche una parte di Chiesa, anche di Chiesa di Napoli, ancora stamattina si parlava come poter, dove trovare qualche ambiente dove accogliere questi nostri fratelli. Bene, è un avanzamento di civiltà, di umanità, e quindi anche un arricchimento, un arricchimento. Io auguro questo, che come Jerry, come i primi partiti della Chiesa, hanno poi provocato, tutta una coscientizzazione, e quindi una crescita della nostra umanità, della nostra religiosità, così, noi possiamo imparare da loro ad essere più umani, a mostrare quella dimensione di umanità per cui finalmente ci sentiamo tutti fratelli e sorelle di una stessa famiglia umana e in quanto credenti anche della stessa famiglia di Dio. Perché un solo padre, un solo fratello, una sola chiesa. Questo è il mio augurio e ringraziamento anche per questo convegno su Jerry, che produca nella coscienza di tanti, di molti, speriamo di tutti, una nuova visione di umanità integrata, di umanità plurale sì, ma rispettosa dei doveri di tutti, dei diritti e doveri di tutti, nell'integrazione di un comune cammino che dovrebbe essere, speriamo, creare quella civiltà dell'amore di cui Papa, adesso speriamo presto beato, Paolo VI, ha tanto insistito. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se non posso continuare e veramente vi benedico con tutto il cuore.
siamo giunti alla conclusione di questa intensa giornata iniziata nel cimitero di Villa Literno e conclusasi con queste parole così profonde del Cardinale Sepe, che ci ha riportato alla grande questione dell'umanità con cui che le persone che giungono nel nostro paese o in Europa sono di cui sono portatori e soprattutto dell'umanità con la quale dovrebbero essere accolte. Noi siamo molto colpiti da questa giornata, siamo colpiti dalle cose che abbiamo ascoltato, anche perché la storia di Gerry, come ci ha detto molto bene Daniela Pompei, come ce l'ha molto bene raccontata, è un momento di svolta. Nella storia dell'umanità ci sono dei momenti di svolta, di cui bisogna essere coscienti. Ed è impressionante oggi poter dire che un giovane sudafricano vittima dell'apartheid è un punto di svolta nella storia del nostro paese. Questo, guardate, è qualcosa che forse sfuggirà alle cronache dei grandi giornali, come giustamente diceva il nostro professor Triulzi, ma in realtà è qualcosa di vero nella storia del nostro paese. E noi oggi con questo convegno abbiamo voluto ricordare questa storia, perché dobbiamo avere memoria, perché la storia delle persone non può essere come quelle targhe che di tanto in tanto si vedono nelle nostre città, che ricordano cose del passato, targhe ingiallite o impolverate, con fiori di plastica magari, ma sono delle storie vere, importanti, che vivono in mezzo a noi, che vivono nella nostra comunità. Come sapete, Sant'Egidio è una comunità che ogni giorno incontra migliaia di persone, tra cui anche tante persone in difficoltà, ma essere personali, avere un incontro personale, erano molto belle le cose che raccontava Daniela Pompei, dei suoi ricordi, anche dei suoi amici di Gerry. Essere personali ha un grande valore, perché in fondo le persone non muoiono, ma restano vive tra di noi, nella coscienza non solo di chi l'ha conosciuta, ma di tutta una comunità. E noi abbiamo voluto questo convegno, Daniela Pompei, i nostri amici della comunità di Napoli, hanno voluto questo convegno proprio perché questa storia diventi patrimonio comune, anche, come dicevi giustamente tu, delle giovani generazioni, di chi verrà dopo di noi, perché bisogna sapere che dopo Gerry qualcosa in Italia è cambiato, per gli italiani e per i nuovi italiani. Bisogna saperlo, bisogna comunicarlo. E quindi non è una retorica il nostro convegno, non è un momento celebrativo freddo o formale, è un momento celebrativo che però ci dice qualcosa di molto importante, perché come ci ha detto molto bene Gino Battaglia nella sua relazione, sono storie che ormai cominciamo a conoscere e dobbiamo conoscere sempre di più. E quelle frontiere che sono del Mediterraneo, che sono tra Grecia e Turchia, che sono tra Spagna e Marocco, che sono nell'Europa dell'Est, ma che sono anche tra Messico e Stati Uniti, perché anche lì bisogna ricordare la storia di tanti migranti latinoamericani, centroamericani che cercano di andare negli Stati Uniti, ed è come l'attraversamento del Mediterraneo, è tante volte peggio. Tutto questo ci parla di persone colpite da emergenze umanitarie, ci diceva Gino Battaglia. E quindi siamo di fronte alla sofferenza,
ma anche al desiderio di riscatto, al desiderio di futuro, al desiderio di vivere di tantissime persone. Triulzi diceva: Gerry è un exemplum. È vero, Gerry Maslow ci ha fatto cambiare, ha fatto cambiare il nostro paese. E questo è tanto importante oggi saperlo, così come è tanto importante sapere che la presenza di tanti migranti ha avuto la forza di rallentare, come ci ha detto molto bene Strozza, l'invecchiamento del nostro paese. Quanto abbiamo guadagnato dall'incontro gli uni con gli altri? E quanto stiamo guadagnando e quanto guadagneremo dall'incontro gli uni con gli altri? Quale grande vantaggio ha l'essere insieme? Questa è una grande strada che Sant'Egidio vuole percorrere e percorre ormai da tanti anni, quella che Andrea Riccardi ha definito la società del convivere, del vivere insieme, come un momento di arricchimento vicendevole dei nuovi e dei vecchi italiani, dei nuovi e dei vecchi europei, come la verità e la realtà, l'abbiamo detto in tanti, del nostro mondo di oggi. Voglio anche ricordare la grande maggioranza degli stranieri adulti che è entrata in Italia in modo regolare o semiregolare, perché poi noi oggi abbiamo parlato delle persone che sono entrate in maniera soffrendo, diciamo, ci sono, penso la maggioranza, Daniela mi conferma, di persone che vengono invece da noi in maniera regolare o semiregolare, che transitano, che hanno vissuto momenti di irregolarità e che poi sono stati regolarizzati. Cioè, perché la storia della migrazione in Italia è molto complessa. Quello che però tutte le relazioni hanno detto è che da un punto di vista normativo, non voglio usare le tue parole, ma un po' abbiamo fallito. Purtroppo l'Italia da un punto di vista normativo, cioè, ha fallito nel senso di ordinare il flusso degli ingressi regolari. Cioè, non siamo ancora stati in grado di... Certo, c'è una migrazione che ci supera anche nelle nostre previsioni, ma dall'altra però le nostre leggi non hanno garantito un numero di ingressi anche congruente, per esempio, con le offerte di lavoro. Problemi burocratici, problemi, procedure formali e informali, conosciamo tutti l'informalità anche in cui purtroppo vive il nostro paese, anche nel mondo del lavoro. Questo certo non ha favorito una serenità della presenza di tante persone. Ma poiché Daniela Pompei ci ha detto che 25 anni fa fu un momento di svolta, io vorrei dire che dopo 25 anni, e lei ha paragonato la tragedia di Gerry, diciamo, seppure l'ha paragonata idealmente, con ciò che è accaduto nel mese di ottobre a Lampedusa, io vorrei dire, fare alcune proposte che emergono, diciamo, da una riflessione della comunità di Sant'Egidio sul tema dell'emigrazione oggi. Soprattutto alcune proposte al nostro paese, all'Italia, che dal 1 luglio assumerà la presidenza dell'Unione Europea. E dunque l'Italia, a partire da ciò che è accaduto 25 anni fa, ma anche nel mese di ottobre, ha la possibilità di promuovere una politica più efficace in materia di asilo e di immigrazione. Noi abbiamo visto e abbiamo saputo e abbiamo conosciuto tante ferite. Siamo il principale approdo sul Mediterraneo e questa nostra esperienza deve essere messa a servizio anche di un'Europa migliore. E quindi, se abbiamo giustamente lodato l'azione dell'operazione Mare Nostrum, innanzitutto, a differenza di
molte voci politiche e non politiche che si sono alzate in questo periodo, noi chiediamo che questa operazione venga mantenuta e non smantellata. Gino Battaglia ci ha dato anche le cifre vere dei costi, voglio dire, di questa. Vorremmo che questa operazione fosse mantenuta per tutto il tempo necessario, chiamando l'Unione Europea a sostenerla e a rafforzarla nel quadro delle azioni europee. Ma anche noi vogliamo chiedere all'Italia che finalmente venga costituita una cabina di regia nel nostro Paese per un sistema di accoglienza efficace, perché chi viene nel nostro Paese, i richiedenti asilo, i profughi, hanno diritto a un'accoglienza dignitosa e alle cure necessarie. E quindi sono flussi gestibili nel nostro Paese, hai ragione tu, siamo bombardati di cifre, ho sentito anche quella di 1.200.000 ultimamente, e siamo bombardati da queste cifre, ma queste cifre non ci devono spaventare, perché sono tutti flussi sicuramente gestibili da un Paese che in passato è stato meta di più grandi flussi di profughi. Ricordo le crisi umanitarie in Albania, della ex Jugoslavia, della Somalia di qualche anno fa, dei curdi e la crisi irachena. Ma quello che manca in Italia è un organismo autorevole di governo dei percorsi di accoglienza. Questo è quello che manca. E noi pensiamo che potrebbe essere costituito da un'autorità centrale fornita di quei poteri che possono poi chiedere ai migranti di disseminarsi sull'intero territorio nazionale, garantendo naturalmente la prima accoglienza. Ma quello che poi noi vogliamo proporre all'Europa, e di cui ci faremo portatori nei prossimi giorni, prima che inizi il semestre europeo, anche ai livelli centrali, diciamo, dell'Unione, il semestre italiano in Europa, ai livelli centrali di governo europeo, è quello di aprire in alcuni paesi della sponda sud del Mediterraneo uffici europei per l'immigrazione, perché tante di queste tratte e dello sfruttamento dei migranti di cui si è parlato nascono dal fatto che non è possibile chiedere un visto e che non è possibile trovare i modi di venire in Europa in maniera normale, in maniera regolare. So per esempio che per alcuni paesi latinoamericani come il Perù e la Colombia si sta studiando a livello europeo, a partire dalla proposta spagnola sostenuta dal governo italiano, di togliere il visto. È molto importante quello che sta per accadere in America Latina, verso alcuni paesi dell'America Latina. È stata fatta una proposta per il Perù e per la Colombia da parte della Spagna, sostenuta dall'Italia, di togliere i visti finalmente, perché effettivamente sono presenze, la presenza di tanti immigrati qui, ma che sono un vantaggio per tutti, e con queste procedure così complicate, burocraticamente difficili, noi rischiamo di perdere anche una ricchezza per il nostro Paese. Tendo conto poi che tanti peruviani, colombiani vengono qui per studiare, non è che vengono. Cioè, voglio dire, c'è una classe anche media di persone che chiede, diciamo, di entrare in contatto con l'Europa, come è normale che sia. Però, dico, noi proporremmo appunto di aprire in alcuni paesi della sponda sud uffici europei per l'immigrazione che garantirebbero un canale umanitario europeo, che quindi eviti il rischio per i profughi della necessità appunto di fare questi viaggi terribili di cui appunto Gino Battaglia e Triulzi ci hanno parlato, consentendo loro di chiedere protezione già in alcuni dei paesi di transito. Noi facciamo due ipotesi, Daniela Pompei proponeva il Marocco, che è un paese con cui l'Europa ha già dei contatti, o l'Etiopia, che è anche un altro grande paese di passaggio per i profughi. Sono delle proposte, ma per dire, perché
dopo 25 anni riflettere sulla vicenda di Jerry e soprattutto su ciò che è successo a Lampedusa ci ha spinto a trovare soluzioni nuove che speriamo siano ascoltate come furono ascoltate 25 anni fa. L'altra grande questione è quella della solidarietà europea nella nuova geografia dell'asilo. Voi tutti sapete che nel trattato del funzionamento dell'Unione Europea ci sono alcune clausole che dicono che in materia di immigrazione ed asilo le politiche dell'Unione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri. Noi vorremmo che si realizzasse questo principio di solidarietà, ma questo principio di solidarietà e di responsabilità non si realizza perché abbiamo fatto poi delle regole, il famoso sistema di Dublino, che ci impedisce poi questa equa ripartizione dei migranti nel nostro territorio europeo. Quindi bisognerà garantire questo sistema cambiando le regole di Dublino. Questa è un'altra cosa che noi chiediamo. Così come continuiamo a chiedere, come da anni facciamo, che venga rafforzata la politica di cooperazione tra l'Italia, tra l'Europa e l'Africa, perché soltanto da una politica più lungimirante di cooperazione euroafricana potremmo anche affrontare tanti problemi in loco, in Africa, che invece i migranti non riescono, le persone, i cittadini africani non riescono a risolvere da soli con i loro mezzi. Sono solo alcune proposte, tra cui appunto questa ultima della cooperazione con l'Africa, che noi vorremmo fare oggi, per essere concreti, perché appunto ricordare i 25 anni di questa storia e quel famoso punto di svolta, il turning point della vicenda dell'immigrazione italiana che è stata la storia di Jerry, diventi anche oggi un nuovo punto di svolta dopo Lampedusa per umanizzare, per regolarizzare e per vivere in maniera più semplice, più umana, questo grande fenomeno migratorio che è uno dei grandi fenomeni del XXI secolo, di fronte al quale nessuno può avere la bacchetta magica, ma che almeno può essere affrontato in maniera più umana e solidale. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo domani mattina alle 9:30 per la seconda sessione nella chiesa di San Pietro Martire. Grazie.